Buongiorno a tutti, siamo all'appuntamento di chiusura di Storyselling con Davide Calì. Noi speriamo che le 8 lezioni di Storyselling siano state formative per tutti e interessanti. E con questo vi ringraziamo per la calorosa partecipazione e vi daremo forse appuntamento a un'altra occasione, chi lo sa, vedremo. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Ok, grazie mille. Allora vi chiedo innanzitutto scusa per il ritardo e perché non avevo fatto mente locale sul fatto che andiamo in streaming, per cui ho dovuto rivoluzionare il corso delle proiezioni perché si crea qualche problema di diritto d'autore che non avevo preso in considerazione. Mi è stato chiesto di tenere questo incontro, diciamo questa lezione, tra virgolette, di 6 ore, quindi passeremo insomma la giornata insieme, vi farò vedere un bel po' di cosette, vi parlerò del mio lavoro attraverso quella che è la mia esperienza come autore per bambini, fumettista in Italia, Francia e Stati Uniti, vi racconterò un po' anche le differenze diciamo dei mercati, le differenze tra i libri nei vari paesi. Io ho preparato una scaletta, come vedete alle mie spalle, ma non è niente di rigido, per cui vi invito a partecipare, alzare la mano, intervenire. Io ho curiosato un pochettino le vostre schede, quindi so che avete diciamo formazioni diverse, magari aspettative, interessi diversi, quindi sta anche a voi, penso, intervenire per ottenere il più possibile delle informazioni insomma utili a quelle che sono le vostre aspettative. Ci siamo? Va bene? Avete domande prima di cominciare? Non ancora. Va bene. Vi risparmio la storia della mia vita, quella ve la studiate su Wikipedia, se ne avete voglia. Io sono nato fumettista, ho disegnato videogiochi, ho fatto fumetti, diciamo, satirici, vignette, copertine, eccetera eccetera, per parecchi anni. Poi ho cominciato a lavorare come autore illustratore per bambini, dopo poco sono passato a lavorare in Francia, adesso sono 10 anni che sono un autore francese, insomma, o qualcosa di simile. La prima parte del mio lavoro in Francia ve la faccio vedere per i motivi di cui accennavo poco fa al pomeriggio, quando non saremo in streaming. Quindi passiamo alla seconda parte. Nella prima parte vedrete un po' i primi libri che ho fatto, che erano molto comici, divertenti. Sono i libri nei quali ho messo all'inizio un pochino di più il mio spirito di autore fumettista comico. Poi ho cominciato a virare verso altre cose, verso altri temi. I motivi sono diversi. Uno, io mi annoio facilmente, ogni volta che voglio fare una cosa la faccio, poi voglio di farne un'altra completamente diversa. Due, in Francia il mercato è molto libero, è molto aperto, è molto vario, offre infinite diciamo opportunità espressive agli autori e agli illustratori come stile, genere di storia, come temi trattati, per cui chiaramente più cose fai e più ti viene voglia di farne e di fare soprattutto le cose magari più strane, più esplorative, più sperimentali. Quindi comincio a farvi vedere per esempio un libro che ho fatto, mi pare sia uscito l'anno scorso, in Italia-Francia, una coedizione. L'editore italiano è Kite, l'editore francese si chiama Passepartout, è una specie di coetichetta. E sempre di più negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 10 anni, i libri per bambini non sono poi più così tanto per bambini o solo per bambini, nel senso che si indirizzano anche agli adulti o quantomeno trattano temi anche adulti. I motivi sono che innanzitutto sono sempre gli adulti a comprare i libri, a scegliere i libri, che siano genitori, siano insegnanti, quindi va attirata la loro attenzione. E perché no, si fanno anche dei prodotti che piacciono anche a loro, piacciono realmente, non soltanto perché gli piace comprare un libro da leggere o da proporre ai bambini, ma
perché piace proprio a loro come gusto personale. Diciamo che questo fenomeno, penso l'abbiate notato se frequentate le librerie, l'avrete notato se frequentate il cinema, se avete bambini, perché succede la stessa medesima cosa nell'animazione. Sempre di più il cinema d'animazione per bambini è quello che parla ai bambini e contemporaneamente anche agli adulti. Sempre di più ci sono storie multilivello, per cui ci sono battute che fanno ridere i bambini per un motivo e i grandi per un altro. Questo è un classico del cinema, so, Pixar, DreamWorks, eccetera, eccetera. Nei libri per bambini si sta creando un po' quasi un fenomeno, insomma un po' un'onda di libri particolarmente raffinati, sofisticati, che quasi si indirizzano più agli adulti che ai bambini. Ma poi la sorpresa è sempre che se ai bambini si dà l'opportunità semplicemente di scegliere liberamente tra quello che gli piace, poi apprezzano alle volte anche cose piuttosto curiose, piuttosto particolari. È il caso di Polline. Noi abbiamo fatto questo libro, diciamo, prendendoci tutto il rischio, nel senso che è una storia particolare. L'ho proposta a Monica Barengo, che usciva dallo IAD di Torino. Gli ho detto se aveva voglia di illustrare questo libro, ho detto sì, lo faccio, senza contratto, nel senso io lo faccio, poi cerchiamo di venderlo. L'editore lo ha comprato, l'ho mandato a un solo editore, l'ha comprato il giorno dopo, quindi è andato tutto per una volta molto bene, abbiamo avuto fortuna, ma ci siamo detti lo facciamo perché ci piace farlo, perché è un libro molto strano. Parla d'amore triste, è disegnato quasi in bianco e nero, non c'è colore. Poi invece è andata molto bene, nel senso che la prima tiratura è andata esaurita in qualche mese, ai bambini piace molto. Io nei mesi di preparazione ho continuato a proiettarlo alle lezioni, agli incontri che faccio con le scuole, chiedendo ai bambini che cosa ne pensavano, e ho sempre fatto il gioco, un po' lo scherzo, gli chiedevo se gli piacevano le immagini, le illustrazioni, perché ho detto siamo ancora in tempo a cambiare, e loro hanno sempre detto che gli piacevano molto. Lei è Monica Barengo, ha il suo primo libro, poi contemporaneamente in realtà ha fatto un fumetto per Becco Giallo. Questa è la storia di una ragazza che non ha mai coltivato il suo giardino e un giorno trova nel giardino popolato di piante di cui non conosce nemmeno il nome, ci sono piante, cespugli, trova un fiore bianco, bellissimo. E praticamente se ne innamora. Ogni mattina si alza, ogni mattina c'è un fiore nuovo. E comincia quindi ad occuparsene con le poche nozioni che sa di giardinaggio, che più o meno in termini molto vaghi abbiamo tutti. Cioè sa che le piante vanno bagnate, ma non troppo. Sa che bisogna alleggerire un po' la terra intorno al tronco, ma senza esagerare. E le sue cure vengono ripagate. Ogni giorno spunta un fiore nuovo. E questo diventa un rito. Quindi ogni mattina lei si alza con il pensiero di trovare il nuovo fiore. Finché una mattina il nuovo fiore non spunta. Passano i giorni e non ci sono nuovi fiori, quelli vecchi cominciano a seccare. E a questo punto si fa delle domande, comincia ad avere dei dubbi, forse ha fatto qualcosa di sbagliato, forse non l'ha curato abbastanza, forse aveva bisogno di più sole o di meno, forse di più acqua, forse meno. E c'è una cornacchia che le fa delle domande, dice: sei sicura che il fiore spuntasse per te? Sei sicura che non spuntasse e basta, semplicemente? E poi le dice che bisognerebbe, quello che si dà, bisognerebbe darlo semplicemente per darlo, non per avere qualcosa in cambio. È una storia, è molto adulta, fa parte di un ciclo di quattro storie che ho scritto, ne ho scritte moltissime sull'amore, poi ne vedremo magari non tutte, ma qualcuna senz'altro. Ho scritto quattro storie molto particolari sull'amore. Una parla dell'amore che arriva bellissimo quando però ce l'hai già e quindi diventa una complicazione. Una parla dell'amore all'improvviso, una parla dell'amore che va via e poi torna. E questa invece è forse la più complicata. Infatti nella mia sequenza, diciamo, ideale, mentale, era la quarta, l'ultima, anche se in realtà il libro è uscito per primo, poi è solo una mia sequenza veramente mentale, non ci sarà una serie, un cofanetto, niente di articolato, è solo una cosa mia.
Questo parla dell'amore che va via, ma che in sostanza non muore, perché l'amore non muore mai, solo che a un certo punto diventa l'amore di qualcun altro. Quindi l'amore c'è sempre, non necessariamente il tuo. Infatti, quello che succede, c'è un periodo di tristezza, passa un inverno, un giorno di primavera, lei si sveglia e l'aria è piena del polline, l'odore di polline che l'aveva accompagnata durante tutta l'estate, e quindi lei esce contenta perché sa che il fiore è lì, e infatti il fiore è lì ed è dappertutto, nel giardino del suo vicino. Vi faccio vedere questo invece, no, ve lo faccio vedere oggi pomeriggio. Questo è il nuovo libro, però non so se è il caso di proiettarlo in streaming. È quello un po' più positivo. Scusate. Vi faccio vedere questo, che è un altro libro piuttosto recente, uscito mi sembra 2 anni fa, sta avendo molto successo, è tradotto in parecchie lingue, l'edizione originale è portoghese, quindi quello che vedete in inglese è soltanto la maquette che serviva, insomma, per proporla agli editori, se no è uscito in portoghese, è uscito in italiano con Kite, è uscito in Francia, è uscito in 7-8 paesi. L'illustratore qui è Marco Somà, è un ragazzo molto giovane, ha illustrato 3-4 libri. Tutto il lavoro che vedete dal punto di vista dell'illustrazione è opera sua, nel senso io come sono un autore, un disegnatore, metto abbastanza le mani nel lavoro degli illustratori, più tardi vi farò vedere se vi interessa, vi fa piacere qualche schizzo, qualche maquette, qualche storyboard, perché spesso li preparo, quindi sono un modo, diciamo, per proporre il mio lavoro agli editori anziché il semplice testo. Molti illustratori si sono rifatti al mio lavoro, quantomeno lo hanno proprio seguito, quasi ricalcato. Di solito non è quello lo scopo, ma semplicemente lo scopo è quello di illustrare il progetto nel modo più completo possibile. Io una scrittura, come penso molti altri che scrivono per gli album, che si serve di fatto di due lingue, una lingua mista fatta di due lingue, cioè la lingua scritta e la lingua illustrata. Ci sono delle cose della mia storia che succedono nell'illustrazione. Perché nell'albo illustrato, come forse saprete, le due lingue dovrebbero essere complementari, cioè lo scopo dell'illustrazione non è ricalcare semplicemente il testo o interpretarlo con un bel segno, con uno stile personale, eccetera, eccetera. Proprio aggiungere anche una narrazione, integrare la narrazione. Di norma l'illustrazione non dovrebbe mai ripetere il testo e viceversa. Vi farò vedere qualche esempio più tardi, per esempio su Papa Pirato, uscito con Orecchio Acerbo, illustrato da Maurizio Quarello, la casa editrice ha fatto piccolissimi interventi, diciamo chirurgici quasi, di riduzione del testo, proprio perché, per esempio, avevo scritto un personaggio, aveva la camicia rossa, l'editor mi ha detto togli la camicia rossa, perché Maurizio Quarello ha letto camicia rossa, ha disegnato camicia rossa, però non ci può essere il testo che dice camicia rossa e il disegno camicia rossa, non ha nessun senso. Quindi quel testo è servito all'illustratore magari per effettivamente illustrarlo, ma se lo ha fatto lo togliamo dal testo. Qui il lavoro di Marco Somà è molto interessante, lui è bravissimo innanzitutto, tutto quello che vedete, il design, la ricerca degli oggetti, tutte queste scelte fanno parte in generale proprio del suo lavoro di ricerca e sono totalmente una sua scelta. La Regina delle Rane è una storia
pochino lunga, molto semplice come narrazione, di ispirazione un pochino classica, anche se, come spesso succede nei miei libri, a me piace un pochino mescolare gli ingredienti, per cui anche nelle storie più comiche c'è sempre un messaggio un pochettino più serio o un'intenzione quantomeno un pochino più seria. Nei libri più tristi c'è sempre una parte comica, nei libri apparentemente semplici c'è... Mi piace nascondere qualcosa che non lo è. Non lo faccio di proposito, ma diciamo che scrivo di fatto libri, come si diceva prima, a più livelli di lettura, forse perché mi piacciono tante cose e quindi tutto quello che mi piace, che sia, non so, la musica, le letture, il fumetto, finisce inevitabilmente nel mio lavoro. La storia della regina delle rane non può bagnarsi i piedi è la storia di una comunità di rane che Marco ha umanizzato in modo molto simpatico, che vive la sua vita da rana, semplicemente facendo cose da rana. Cantano canzoni, suonano, cacciano le mosche. Un giorno cade dal cielo qualcosa di brillante, un oggetto, e tutte le rane si tuffano per pescarlo. La rana che emerge in superficie ha l'oggetto sulla testa, la rana che l'ha trovato, ed è una corona. A questo punto è evidente a tutti che si tratta della regina delle rane. Il problema è che le rane non hanno mai avuto una regina, e questa rana che si ritrova ad essere la regina non sa bene cosa debba fare una regina. Fortunatamente c'è intorno a lei qualcuno che lo sa. Si crea immediatamente una corte di rane esperte di tutto ciò che deve fare una regina delle rane. Quindi una regina delle rane innanzitutto non deve toccare nessuno, non deve parlare con nessuno, deve avere una grande foglia, più grande di quelle delle altre, tutta per sé, per dormire, non deve mai bagnarsi i piedi, non deve andare a caccia di mosche, perché adesso ovviamente sono le altre rane che se ne occuperanno. E non solo prenderanno le mosche più grasse per la regina, ma le prenderanno anche per le cortigiane che adesso sono impegnate a occuparsi della regina, quindi non possono andare a caccia. A questo punto c'è subito un'obiezione, c'è qualcuno che chiede un po' un chiarimento, cioè perché è lei la regina delle rane? Perché si è creato un po' uno sbilanciamento sociale, c'è qualcuno che non è contento. E subito arriva la risposta, perché lei è quella che ha pescato la corona e quindi lei sa fare tutto meglio degli altri. Obbedire. La vita continua. Organizzano per la regina una gara di tuffi per divertirla. E quel giorno le rane fanno tuffi di ogni genere, con gli schizzi, con le capriole, a bomba. È una giornata bellissima, la regina si diverte molto. E alla fine di questa giornata ritorna la voce dell'opposizione che invita molto gentilmente la regina a tuffarsi. E ovviamente le cortigiane dicono no, la regina non si tuffa, sì, la regina si tuffa, no, la regina non si tuffa, sì, la regina si tuffa, perché la regina sa fare tutto meglio degli altri, è per quello che le abbiamo lasciato la foglia più in alto. E a questo punto cosa fa la regina? Si tuffa. Si tuffa e va detto, fa un tuffo bellissimo, ma bello. E infatti torna su, la vedete contenta, questa foglia molle sulla testa. Ovviamente ha perso la corona. E la monarchia finisce a palle di fango, perché lei poi comincia a dare degli ordini, cominciava a prendere bene questa cosa di essere regina, eccetera, eccetera, ma non la riconoscono più come regina, la monarchia finisce e tutto torna come prima. Poi succede una cosa... Arriva un barchino con un uomo e le rane scappano tutte. E l'uomo infila un braccio nell'acqua, come se cercasse qualcosa, e poi se ne va. Passano i giorni, le rane riprendono la loro vita di tutti i giorni, la musica, guardare le lucciole la sera. Poi l'ultima scena si sposta sopra un ponte, ci sono due innamorati. Qui mi piace molto l'interpretazione di Marco, perché...
Io racconto una cosa che si vede e non si vede, cioè siamo su un ponte, ci sono due innamorati, è sera, sono romantici, ma voi li vedete nel riflesso, per cui la scena non si sposta realmente sopra il ponte, ma diciamo più sotto il ponte. Ci sono due innamorati che qualche giorno fa avevano litigato. Capita alle volte nell'amore. Poi invece hanno fatto pace e adesso sono sul ponte, che si dicono, si sussurrano paroline romantiche nell'orecchio e ridono. L'ultima immagine è senza testo. Quindi tutta questa storia di potere, non potere, di differenze, questa rivoluzione sociale capitata nello stagno delle rane, alla fine è stata dovuta a un semplice bisticcio di fidanzati. Probabilmente lei si è tolta l'anello, l'ha buttato dal ponte, poi hanno fatto la pace e lui è andato a cercare l'anello. Quindi questa è una storiellina molto semplice che però racconta, diciamo, qualche cosa di più. Già in questo libro vedete molto, molto bene quello che è l'intervento dell'illustrazione, sia per la scelta stilistica. Penso che se fosse stato illustrato da qualcun altro questo libro avrebbe avuto una riuscita diversa. Marco, con il suo stile, il suo lavoro, il suo gusto, lo ha enormemente arricchito. E vedete un pochino quella che è la mia scrittura, nel senso che questa immagine, questo libro l'ho scritto pensandolo così, cioè l'ultima immagine doveva essere questa, quindi chiaramente io non ho fatto uno storyboard per questo testo, però nell'ultima pagina ho scritto una nota descrivendo quello che andava inquadrato. Ma tu già l'avevi pensato per Marco Solano? No. L'avevo semplicemente scritto, lui l'ho conosciuto dopo, l'ho conosciuto nel 2011, mi sembra. L'ho conosciuto su internet, nel senso ho visto il suo lavoro, mi ricordo che ero in Danimarca all'epoca, in residenza per un lavoro. L'ho visto, gliel'ho mandato, anche lui ha fatto la stessa cosa di Monica, mi ha detto, è stata molto divertente la cosa perché mi ha detto, sì vabbè, mi piace moltissimo, faccio qualche tavola, poi passa il tempo, queste tavole non arrivano, non fa lo storyboard, non fa niente. E poi un giorno lo chiamo, mi dice, ah sì sì, ho fatto qualcosa, ma non sapevo se mandartelo, insomma avevo fatto il libro, così. Era no, Marco è di una bravura veramente strepitosa. E tra l'altro, solo per curiosità, quello che vedete, vabbè, qui in bassa risoluzione è digitale. Quindi il tratto è a matita, credo che sia a matita scansionata, poi lavora un po' con il contrasto, poi aggiunge una texture sotto il disegno. Quindi già quello che vedete, diciamo questa carta sottocolorata, credo che sia aggiunta come fondo. Lui in ogni caso crea questo fondo e su questo colora. Infatti c'era stata l'ipotesi che il libro fosse tutto così per l'edizione francese, perché non erano convintissimi del colore, poi invece è andata. No, c'è da dire che non è nato per lui, ma è stato un incontro molto felice. Poi tante volte i libri nascono per qualcuno, ma li fa qualcun altro, perché non sempre ci si mette d'accordo con i tempi, con gli impegni di ciascuno. Allora vi faccio vedere Papà Pirata. Nemmeno questo è nato per Maurizio Quarello, è un testo che ho tenuto da parte per parecchio tempo, l'avevo proposto a un editore francese ma non era convinto, non gli piaceva, salvo poi si è comprato l'edizione italiana, perché nel frattempo sono passati gli anni, ha cambiato idea, ha visto il libro che era molto bello, soprattutto grazie al lavoro, devo dire, di Maurizio, che loro conoscevano già bene. Poi semplicemente i gusti cambiano, loro all'epoca non pensavano, mi preferivano su storie molto brevi. Io poi ho cominciato a prendere, da un lato forse un po' confidenza con il francese, per cui scrivo storie progressivamente sempre più lunghe, ho cominciato a scrivere anche dei romanzi, però ho cominciato a farlo anche in italiano, l'italiano lo parlavo già prima, quindi forse non è questione di lingua, è solo che voglio di scrivere un po' di più, non lo so. Comunque questa è una storia di nuovo molto particolare, molto impegnativa. Non è nata per Maurizio, ma quando l'ho ripresa in mano,
come ho fatto anche con altri testi magari rifiutati dagli editori, eccetera, ho chiamato lui e gliel'ho proposta perché mi sono reso conto che era lui che doveva farla. Quindi siamo partiti, lui non ha fatto tutto il libro perché è molto impegnato, ha parecchie cose da fare, ha sempre una scaletta di lavoro di almeno 2-3 anni, però mi pare che abbia fatto qualche schizzo, abbiamo proposto Orecchio Cervo, poi il lavoro è partito. La storia di Papà Pirata, ve la racconto. È raccontata in prima persona come se fosse un po' un lungo monologo, la storia di un bambino che oggi è adulto, che racconta però che quando era bambino suo papà non era mai a casa perché era un grande pirata. Suo papà tornava a casa solo una volta l'anno per il suo compleanno, in estate, e tornava pieno di storie, di racconti, ovviamente delle sue avventure di pirata, raccontava di tesori nascosti, di navi che avevano attaccato, degli equipaggi che avevano salvato perché erano dei pirati un po' gentili, quindi non li ammazzavano mai. Ogni anno raccontava le stesse storie, ogni anno lui gli chiedeva: ma i tesori, quando è che li porti? E suo padre rispondeva che i tesori erano nascosti in un posto che conosceva solo lui e il tatuato. Il tatuato era un pirata della sua ciurma, ricoperto di tatuaggi, poi c'erano gli altri, c'era Centesimo il pappagallo, che si chiamava così perché il tatuato diceva: se avessi un centesimo per ogni volta che gracchia sarei ricco. Poi c'era il barbuto, che era barbuto già da bambino, si dice. Poi c'era il piccoletto che non aveva paura di niente, poi c'era Figaro, poi c'era il turco che era fortissimo, c'era Libeccio, chiamato così per i suoi venti notturni. Poi c'era Salsiccia, chiamato così perché riceveva sempre delle salsicce dalla sorella, gliele mandava dal paese. Ogni anno, per il suo compleanno, riceveva un regalo. Qui c'è un intervento di Fausta di Orecchio Acerbo, perché c'era la lista dei regali e visto che Maurizio ha illustrato la lista proprio con un quadrettino per ogni, quasi una vignetta, per ogni regalo, Fausta mi ha chiesto di rimuovere in effetti il testo che non serve, quindi qui si leggono le immagini. Ha ricevuto il dente di un pesce cane, una conchiglia, una pipa d'osso, una bandiera da pirata. Il lavoro particolare molto apprezzabile che ha fatto qui Maurizio, di tante cose che ha fatto apprezzabili su questo libro, adesso parliamo anche del colore, è una specie di commistione tra il libro illustrato e il fumetto. Non volevamo fare un fumetto, perché poi il fumetto ha linguaggio suo, poi finisce con avere un pubblico suo, un mercato suo, quindi siamo rimasti sull'album, però c'è molto da raccontare, ci sono un sacco di storie all'interno di questo libro, vedrete tra poco una serie di piccoli spot, di episodi che riguardano le storie dei pirati, e non bastava una singola immagine per pagina, e quindi lui ha trovato qui per esempio una soluzione grafica molto bella per raccontare i regali, e qui racconta le storie che suo padre gli raccontava prima di addormentarsi. Quindi mentre il bambino si addormenta, riascolta le storie che ormai conosce perfettamente a memoria, del tatuato, di quella volta che aveva trovato una ragazza che voleva sposarlo, ma prima ti cancelli i tatuaggi. E poi Tabacco, che una volta aveva visto un fantasma e aveva tremato tutta la notte, salvo accorgersi la mattina che era solo un lenzuolo. Il Barbuto, che una notte gli avevano fatto uno scherzo e l'avevano sbarbato mentre dormiva e non si era accorto di niente perché il mattino dopo aveva già la barba come prima. Poi il Piccoletto, che veramente non aveva paura di niente, una volta aveva incontrato il diavolo in persona e gli aveva chiesto un prestito. E poi di Figaro, che faceva il barbiere, da cui il nome, e che era stato costretto a scappare, a imbarcarsi, era diventato un pirata perché aveva tagliato i capelli al figlio del re e li aveva tagliati male. E poi ci sono una serie di altre storie, quindi il turco che una volta per scommessa aveva mangiato una ragosta con il guscio. E poi Libeccio, che aveva questo problema notturno, e una volta era stato da una maga per chiedergli di aiutarlo a risolvere questo problema, e la maga le aveva detto: per te ci vuole una santa. E di Salsiccia, che una volta aveva trovato un gatto, gli aveva mangiato le salsicce e lui si era mangiato il gatto.
Questa è una storia semivera, quindi io qui ho pescato anche un po' storie di famiglia. Chi si è mangiato il cane? No, non era così estrema, però questo me lo raccontava sempre mia nonna in Sicilia, la mamma di mio papà. Abitava in un paesino, quindi sapete che una volta non c'era il frigorifero nelle case e la carne, rara carne che entrava nelle case, la tenevano in un tavolo, proprio tavolone di quelli spessi, grossi. C'era un cassettone e dietro però era tutto talmente grosso che dietro c'era un'apertura, insomma, che un gatto c'entrava. Quindi morale, mi raccontava che una volta sentivano questo miagolio, questo lamento che arrivava da dentro casa. Abitavano al primo piano terra, c'era il giardino e tutto, quindi ogni tanto i gatti si infilavano, quindi cercano dappertutto, non riescono a capire dove diavolo è questo gatto. E a un certo punto diventa evidente, il gatto si era infilato nel tavolo, si era mangiato tutte le salsicce e non riusciva più ad uscire perché si era inchiattato e quindi si lamentava. Poi gli hanno aperto il cassetto, il gatto è schizzato via, non l'hanno mangiato. E poi c'era la speranza, il nome della barca. E ogni volta che suo padre gli raccontava della speranza, lui chiedeva: speranza di che cosa? Di tornare a casa. Allora, questa non è una storia di pirati, qui c'è un cambio netto. Ci siamo accordate, nel senso è una storia sospesa tra realtà e fantasia e tra passato e presente. In realtà ci sono tre fasi, nel senso che c'è la fantasia, passato, la realtà, passato, il presente. Quindi dal punto di vista visivo Maurizio ha dovuto lavorare in qualche modo per contraddistinguere queste tre fasi. Devo dire che ne abbiamo discusso molto poco, ci siamo visti a Bologna alla fiera un'ora, molto di sfuggita. Abbiamo fatto proprio due chiacchiere, ho visto che lui aveva già perfettamente inquadrato, perché poi lui è molto selettivo nelle storie che illustra, però se illustra una cosa è un po' come me, ha il film in testa, ha già la visione, ha già lo stile, ha già tutto quanto, quindi praticamente mi ha raccontato esattamente quello che avevo in testa, quello che pensava di fare, da lì in poi è andato per i fatti suoi. Qui vedete lo stacco. Quindi un giorno arriva un telegramma, vedete che la mamma è vestita in modo moderno e quindi qui finisce la storia di pirati. La mamma non dice nulla, dice semplicemente: preparati, dobbiamo fare un viaggio, andiamo a vedere papà. E lui ancora si immagina un viaggio in nave, ma in realtà è un viaggio in treno, è molto lungo, poi è descritto con diversi dettagli, lui si sveglia la notte e sente la polizia che passa nei vagoni. Questa è un'esperienza che ho vissuto, perché io sono nato in Svizzera, quindi quando si tornava in Italia d'estate, mi ricordo c'era il passaggio alla frontiera, si stava tipo un'ora alla frontiera, la polizia saliva vagone per vagone, prendeva i documenti a tutti, controllava i passaporti, è un rito che mi ricordo. E poi la notte sogna, ha degli incubi in realtà, ha capito che a suo padre è successo qualcosa, ha capito che suo padre è morto. Sa che nei sogni, l'ha sentito dire qualche volta, vedi le cose che succedono alle persone a cui vuoi bene, anche se sono lontane. E lui ha capito che è successo qualche cosa alla nave e che la mamma non glielo vuole dire. Il giorno dopo arrivano in un posto che si chiama Belgio. E poi vanno in ospedale e lui non vuole entrare a vedere suo padre perché i morti gli fanno impressione. Ma qui c'è la sorpresa. Suo padre è vivo. E sua madre gli spiega: questo posto è il posto dove lavora tuo padre, si chiama Belgio, lavora in una miniera di carbone. Una miniera di carbone vuol dire che ci sono delle persone che scavano sottoterra per tirare fuori il carbone. Scavavano 1000 metri sottoterra. Qui in particolare, anche se nell'edizione italiana non lo abbiamo specificato, poi invece hanno preferito inserirlo nell'edizione francese, diciamo ci siamo ispirati idealmente alla miniera di Marcinelle, perché nella storia italiana il nome di Marcinelle vuol dire qualcosa, insomma, diciamo la generazione dei nostri nonni si ricorda, 1956 c'è un incidente, devo dire uno dei tanti capitati in Belgio, in Germania, in tanti posti, uno dei tanti che capita anche adesso, salvo che adesso sono in Turchia, in Cina, sono un po' più lontani da noi, non ce ne importa un po' di meno.
C'è questo incidente per cui i minatori muoiono quasi tutti, si salvano mi pare in 15-16 e i tre quarti dei minatori sono italiani, per cui chiaramente fu un fatto che aveva sconvolto un po' l'opinione pubblica italiana dell'epoca, è un fatto che è rimasto insomma nella storia italiana. La miniera di Marcinelle in particolare era profonda 1024 metri, mi sembra, e aveva 10 piani, 10 livelli. Si scendeva la prima settimana, si scendeva a 100 metri, la seconda settimana, quando eri nuovo, 200 metri, terza settimana, 300 metri. In 10 settimane si arrivava al fondo di miniera. Poi ci sono, questo ve lo racconto giusto per raccontare, poi in realtà nel libro questo non è raccontato, non è poi più di tanto un libro sulla miniera, più un libro sul rapporto tra padre e figlio, però mi piace raccontarlo perché comunque è un fatto, cioè la vita della miniera era molto dura. La ragione per cui gli italiani andarono in Belgio, tra l'altro, diciamo, non era un caso, ci fu un accordo, un patto firmato negli anni 50 tra l'Italia e il Belgio nel dopoguerra, per cui il Belgio aveva bisogno di minatori, l'Italia di lavorare, quindi firmarono un accordo, l'Italia spediva lavoratori, otteneva in cambio carbone a prezzo ridotto. I minatori, per convincere la gente a partire, stamparono dei volantini gialli, li trovate ancora su internet se li cercate, che dicevano venite a lavorare in Belgio, a solo un giorno di treno, in realtà erano due o tre, però la gente se ne accorgeva poi una volta arrivata lì, un lavoro facile, la casa per tutti. E quindi chiaramente tutti partivano. Effettivamente le case, c'erano le case per tutti, erano delle baracche di lamiera, sono stato su a Marcinelle, hanno conservato qualcuna, erano le baracche che avevano costruito per i prigionieri nazisti, erano delle specie di hangar praticamente fatti di metallo ondulato, perché avevano previsto l'arrivo dei minatori ma non avevano previsto di dove metterli. Per cui per i primi tempi dormivano in queste baracche che chiaramente d'inverno erano gelate, d'estate c'erano 50 gradi, penso, dentro. Poi costruirono le baracche di legno, che erano piene di spifferi, ma perlomeno somigliavano un pochettino più a delle case. I minatori arrivavano e firmavano un contratto che li obbligava a lavorare per 10 anni. All'epoca ovviamente non avevano l'avvocato probabilmente per rivedere il contratto, sindacati o altro, quindi mediamente dopo 12-15 si ammalavano. E tanti comunque rimanevano perché l'esigenza era quella di mandare dei soldi a casa. Una delle cose che mi piace raccontare parlando, diciamo, dal vivo di questo libro e della visita su a Marcinelle che ho fatto dopo comunque l'uscita del libro, una cosa che mi ha impressionato al museo è una famiglia, non mi ricordo più se erano 5 o 6 fratelli, che morivano, e lavoravano tutti in miniera e morivano tutti, tranne uno. Perché aveva fatto un cambio con un collega. Perché in ogni letto dormivano due persone. La miniera lavorava 24 ore su 24, per cui facevano dei turni giorno-notte. E quindi nello stesso letto dormivano a turno due minatori. Quando uno dormiva, l'altro lavorava e viceversa. E uno di questi fratelli fece un cambio con un collega. Mi lasci dormire stanotte. Quindi lui ha dormito, i fratelli sono morti. Lui trova suo padre vivo, torniamo alla storia, e quindi da un lato è contento, dall'altro si rende conto di aver trovato un perfetto sconosciuto, nel senso che suo padre era il pirata, questo è un papà coraggioso che scava sottoterra, che non ha paura, ma che gli ha raccontato delle bugie per anni e che per lui è un totale sconosciuto. Prima di partire va a visitare anche la baracca di legno in cui dormono i minatori, e si accorge che quando fuori c'è vento scricchiola, un po' come se fosse un battello. Poi passa il tempo, qui siamo alla terza fase ormai. Vi faccio notare il lavoro che ha fatto, andiamo un secondo indietro, Maurizio sul colore. Per cui devo dire che l'inganno narrativo della storia è stato ripreso perfettamente da Maurizio Quarello, nel senso che di pirati disegnati in questo libro se ne vedono molto pochi. Cioè lui ha mantenuto l'illusione del racconto esclusivamente con il colore. Quindi qui c'è un colore evocativo
Sono tutti colori caldi che fanno pensare a isole, fanno pensare a mappe del tesoro, fanno pensare un po' a tutto quello che è l'immaginario caraibico, insomma, se volete, delle storie di pirati. È vero, c'è, si vede un'isola, si vede una pala come se fosse uno che sta per scavare, per nascondere un tesoro, ma notate il dettaglio, tutti i personaggi hanno sempre una lampada al collo e non ci sarebbe motivo se fossero effettivamente dei pirati. Poi qui si vedono, perché questo fa parte del racconto, della fantasia, qui si vedono dei personaggi che potrebbero essere dei pirati, ma non sono disegnati veramente come dei pirati, il tatuato forse, però anche lui la cosa che si nota di più è questa lampada al collo. Questo è il ritratto del gruppo e sembrano dei pirati esclusivamente perché vi ho raccontato una storia di pirati. Poi, dovendo disegnare molte vignette, molte immagini, effettivamente ha lavorato sul dettaglio e quindi ha, come dire, è riuscito a portare avanti l'inganno molto a lungo, al punto che me ne sono accorto quando il libro era fatto e finito, perché anch'io, tant'è, so che sto raccontando una storia di pirati, so che è una finta storia di pirati, ma sono entrato, come dire, nell'illusione, mi aspettavo di vedere un qualche cosa ed effettivamente l'ho visto finché non mi sono reso conto che mi aveva preso in giro. Qui siamo, vedete, siamo passati alla parte, diciamo, della realtà del Belgio, quindi molto fredda. E la terza parte, il colore è diverso, quindi diventa un pochettino più realistico, non è né il caldo dell'immaginario, diciamo, piratesco, del sogno, né il freddo gelido della realtà in Belgio, è un po' una via di mezzo. Per anni della miniera in casa non si parla. Suo padre, dopo l'incidente in miniera in cui alcuni sono morti, lui si è salvato, torna a casa e non parte più, trova un altro lavoro. Poi arriva a distanza di anni un'altra lettera che parla, che annuncia che praticamente la miniera sta per chiudere. E quindi tutti gli ex compagni e colleghi si danno appuntamento per salutarla un'ultima volta. E solo quella sera riparla con suo padre della miniera, perché suo padre prima di cena scende in cantina e apre una vecchia valigia dove ci sono degli oggetti, dei ricordi, e tra le lampade, tra c'è il casco, tra vari ricordi di quando era un minatore, tira fuori anche un sestante, e il sestante non ha niente a che vedere con la vita del minatore, è un sestante che gli aveva regalato un altro minatore, era un ragazzo greco che era di una famiglia di marinai, e quindi sarebbe stato destinato a essere un marinaio, salvo che soffriva il mal di mare. Lui invece, a suo padre, a lui sarebbe piaciuto viaggiare per mare, ma dove era nato non c'era il mare, non c'era neanche il lavoro, e quindi era partito semplicemente a cercarne uno. Quindi qui si scopre, si comincia a svelarsi un pochettino, l'origine dell'inganno. Suo padre ha sempre sognato di navigare e quindi forse aveva già un suo immaginario piratesco. Rifanno il viaggio che hanno fatto anni prima, tornano in Belgio, tornano alla miniera. Questo è l'ingresso della miniera di Marcinelle, quindi Maurizio ha scelto di rifarsi, diciamo, alla realtà della miniera di Marcinelle, ritornano a vedere le baracche in cui dormivano e rifanno il giro che avevano fatto tanti anni prima. Una cosa nota: dentro una baracca, quella che era la baracca di suo padre, c'è una bandiera attaccata al muro, era la bandiera italiana, e sotto c'era scritto Speranza. Quando era bambino non ci aveva fatto caso. Quindi è chiaro che la Speranza è la baracca che scricchiola, la nave in cui dormiva suo padre con il suo equipaggio. È chiaro, anche se lui lo capisce solo a distanza di tanti anni, che anche l'equipaggio esiste realmente. Lui si aspetta una grande festa perché il mostro finalmente è morto, perché la miniera è un mostro che ha inghiottito persone, le ha risputate malate, qualche volta non le ha risputate per niente. E quindi lui si aspetta che siano tutti contenti, come se fosse veramente una festa. Invece piangono come bambini e non capisce se piangono
per la giovinezza che non c'è più, per gli amici che non ci sono più. E questo è il momento in cui riconosce il tatuato, vede un disegno sul petto, sotto la giacca aperta, si rende conto che quello lì è il tatuato e uno dopo l'altro riconosce anche gli altri, quindi si rende conto che in qualche modo le storie che raccontava suo padre forse non erano totalmente inventate. L'ultima cosa che fa è prendere la bandiera pirata che suo padre gli aveva regalato per i suoi 9 anni, lui si arrampica su un traliccio e ammaina la bandiera. Bellissimo. Grazie. Posso fare una domanda? Sì. Allora, no. Ok, l'altra volta Manuela Salvi ci aveva detto che scrivere in prima persona negli albi non funziona. Sei d'accordo? No. Bah, non lo so, cioè penso che ognuno abbia un po' il suo modo di scrivere, di fare, un po' le sue regolette, no? Nella testa. Io ho scritto diverse volte in prima persona. Di solito scrivo in prima persona un po' la storia che mi porta, sia il tempo narrativo, è una cosa che per esempio correggo spesso ai corsi, vedo che chi comincia a scrivere molto spesso scrive al passato, forse perché il passato è più, non so, confortante, oppure dà un'idea di maggiore importanza, il presente sembra più diretto, no? È più lì. Secondo me al passato io istintivamente scrivo non lo so, storie più importanti, più se scrivo una storia attuale la scrivo al presente. Scrivo in prima persona quando voglio entrare in quella che è la finzione, se vuoi, narrativa, che poi è anche la finzione del teatro, la finzione cinematografica. È quella finzione che ti fa credere che io sto parlando a te e sto raccontandoti la mia storia. Poi tu non ci credi, perché dici, ma tuo padre non era un pirata, lo so benissimo, però è una finzione narrativa. Secondo me in alcune storie ci sta, se no per lo più anch'io ho sempre raccontato in terza persona. Di tutto quello che vediamo stamattina, per esempio, e che vedremo stamattina e durante la giornata, alla fin fine forse c'è questa in prima persona e c'è il nemico che vediamo più tardi, che anche quello è un lungo monologo, è una storia lunga, è una storia adulta. Poi per esempio i romanzi che ho scritto in francese, anche quelli sono in prima persona, perché è come se fosse un ragazzino degli albi. Degli albi. Non lo so, penso che dipenda. Cioè gli albi possono essere tantissime cose, negli ultimi, facciamo 10-20 anni, cioè l'universo in generale del libro per bambini è esploso, cioè per bambini si fa e si può fare qualsiasi cosa, quindi ci sono gli album, si chiama album semplicemente un libro illustrato, ma nel format del libro illustrato si possono raccontare come formato, numero di pagine, per stile di illustrazione e tematica affrontata, infinite cose. Poi ci sono i libri per i più piccoli, ci sono i pop-up, c'è la narrativa, ci sono i libri non fiction, quindi tutto quello che parla, diciamo che non ha una storia inventata, ma parla più di scienza, di animali, di architettura, di design, cioè c'è veramente talmente tanto che si può veramente fare di tutto. Non lo so, lei ha scritto, per esempio, ha scritto qualche album per Maurizio Quarello, mi sembra, però aveva fatto, non so se il suo libro di Rosa Parks. No, forse non no. Ah, ok. Non mi ricordo. Qualcosa con Tony Mannare. Ah, Tony Mannare, forse la donna elefante, la donna cannone. Sì, la donna cannone. Forse quello. Non lo so, penso che dipende dalla storia. Effettivamente nella maggior parte degli album penso sì che siano narrati in terza persona. Io in alcuni, però qui sono molto, diciamo, borderline, infatti questi sono già libri, non so, io li ho pensati come film, come spettacoli, cioè per me il libro è, sì, lo faccio in libro, però in testa è un'altra cosa, nel senso che, non so, Papà Pirata per me è un film, io ho scritto un film, poi è un libro perché stavo facendo un libro, ma nella mia testa c'era un film non animato, dal vero, c'era un personaggio, il voice off, che parla e che racconta la storia di suo padre. Quindi poi, dipende, insomma. Andiamo a vedere qualcosa di più leggero?
Questo invece è Io, Kinook. È un libro molto semplice, uscito con Kite, l'illustratrice si chiama Leire Salaberria. È una ragazza basca, molto brava. Qui una storiellina semplice, semplice, semplice. In realtà anche questo è scritto in prima persona. Forse a me piace la prima persona, non so, non me ne sono mai accorto. Questo è Kinook. È praticamente un bambino extraterrestre che viene da un pianeta lontano che si chiama Kinook ed è facile vederlo perché è quel puntolino bianco lassù. Salvo che in realtà visto da lontano forse non è proprio quello, è quello accanto. Visti da lontano è un libro molto semplice fatto di piccole riflessioni. Una di queste è che visti da lontano tutti i Kinook sono un po' uguali. Kinook è sulla Terra da poco tempo e ha già imparato un sacco di cose. Ha imparato che per ogni cosa ce n'è una simile. Vedete gli alberi, vedete i gatti, vedete le case. Solo di una cosa non c'è un simile, di Kinook. Quindi è un libro un po' sulla solitudine, perché Kinook è stato spedito sul nostro pianeta dai suoi genitori, che gli hanno detto, tu vai, che noi ti raggiungiamo. Però dopo non sono arrivati. Questo forse perché si sono persi per strada, perché visti da lontano tutti i Kinook sembrano uguali. Sulla Terra ci sono un sacco di cose che gli piacciono, per esempio l'acqua che cade, su Kinook non c'era, la pioggia. Il rumore forte, questo è il rumore del traffico. Anche qui io ho cercato di descrivere dei fenomeni terrestri senza chiamarli, perché è una cosa molto importante, perché lui non conosce le parole, quindi se le inventa. E tutto questo libro porta a una parola alla fine che è importante, quindi la sua prima parola, cioè la parola che impara. Quindi il rumore forte è quello del traffico, e anche qui io sapevo già che era il traffico, avevo fatto anche uno storyboard che possiamo vedere, lo avevo disegnato, quindi mi ero già immaginato una serie di situazioni che poi l'illustratrice ha interpretato a modo suo. E poi dice che gli piace tanto il cielo, perché il cielo è grande. E quando guardi il cielo ti senti piccolo, se non lo guardi non ti rendi conto di essere così piccolo. E queste sono tutte cose nuove perché Kinook è proprio un pianetino piccolissimo, è diviso in due parti, c'è Kinook che è freddo e Anti-Kinook che è più freddo, è sempre buio sul suo pianeta. Ecco, una cosa che non gli piace tanto qui è che la gente parla tanto e sorride poco, mentre invece su Kinook sorrideva tanto e parlava poco. E il problema è che qui la gente parla tanto e lui non la capisce. E qui racconta le piccole cose che gli mancano del suo pianeta e fa anche un'altra piccola riflessione, che è la riflessione di tutti quelli che partono, che quando lasci il poco che hai e sei lontano, magari dopo un po' ti rendi conto che quel poco però ti manca un po'. E poi impara la sua prima parola, che è ciao. Cioè di tutto il bla bla che esce dalla bocca delle persone, riesce a capire una parola. Ciao vuol dire sono contento di vederti. Oppure ci vediamo la prossima volta. Ciao è una parola che ti porta da qualche parte. Ti porta per esempio ad avere una prima amica. Quindi si presenta una bambina, fanno amicizia, basta. Vi faccio vedere solo per curiosità lo storyboard originale. Questo è uscito qualche anno fa e avevo ancora il tempo di fare gli storyboard. Adesso li faccio ancora ogni tanto, ma solo quando è veramente necessario. Ecco, questo è il lavoro che avevo preparato per mostrare agli editori. Lo dicono tutti, però poi il mio stile è sempre molto fumettoso e ha creato sempre un po' di problemi agli editori. Cioè tutti dicono, ah bello, bello, però poi...
ciao, scusa Gabriele, l'hai lasciato ciao, ho scritto TCH in francese. No, allora in francese in realtà non è ancora uscito, nella mia versione francese era salut. Ah, ok, quindi... Perché... Sì, perché ciao in realtà è un po' più confidenziale, un po' più... cioè quando ci si conosce già. Però quando incontri qualcuno per la prima volta non dici ciao, cioè c'è più salut che l'equivalente del proprio il buongiorno. Poi, allora, il duplicato ve lo faccio vedere più tardi perché è una piccola esclusiva, esce tra poco in Svizzera, lo vediamo magari al pomeriggio. Vi introduco la serie di Bon Baiser à te e cominciamo con Parigi. Poi su quello che sia giusto inserire in un libro per bambini, su come si faccia un libro per bambini, ognuno ha un po' la sua ricetta, un po' la sua formula. Mi sono passato a lavorare in Francia perché in Italia non, alla fine quello che facevo piaceva sempre molto, ma nessuno lo comprava. Quindi dopo le prime collaborazioni mi sono spostato a lavorare nel paese che di fatto ispirava il mio lavoro, perché mi ero molto formato su libri francesi, mi piaceva quello che facevano loro, allora giustamente se cominci a lavorare in un certo modo è giusto che lavori anche nel paese che ti corrisponde. E l'amore, per esempio, oltre alla morte, è un tema che è un grande tabù nei libri per bambini, ho trattato entrambi nei miei libri, soprattutto l'amore. Ci sono ancora persone che sono convinte che ai bambini l'amore non interessa, sia una cosa che... impareranno più tardi. Invece ho scoperto, devo dire per caso, che a bambini piace molto come tema. L'ho scoperto con il mio primissimo libro, che era uscito in Italia, ed erano due racconti lunghi su due temi diversi. C'era questo personaggio che si chiamava Alfonso, che aveva un cane di nome Boris, che faceva il postino, era molto appassionato di animali e per questo andava a un telequiz, perché tutti i vicini gli dicevano devi andare, devi andare, devi andare. Quindi era la storia di lui che parte dal paesino, lascia Boris il cane ai vicini, eccetera, eccetera. Morale, perché questo telequiz fanno sempre le domande sugli animali. Purtroppo, proprio la sera in cui lui è, diciamo, è scelto, insomma, selezionato per partecipare al quiz, cambiano tutte le domande, fanno tutte le domande sull'universo, cioè, lui fa una figuraccia, torna indietro, però è contento lo stesso. Erano delle storielline molto molto semplici, però lunghe come testa, era proprio narrativa. La seconda storia era la storia di Boris innamorato di questa ragazza, però lui è timido, non riesce a... non fa niente. Fa un po' il baccalà e riceve fortuitamente la visita inattesa, perché non era annunciata, di una cugina che passa di lì, passa qualche giorno a casa, che stana subito questo amore non consumato di Alfonso per questa ragazza, e quindi ci spiega tutti i meccanismi dell'amore. Insomma, morale, alla fine della storia lui si dichiara. E nel libro non c'è un finale, una cosa che a me piace molto fare per torturare i lettori, anche se gli editori di solito te lo impediscono. Tutti gli editori vogliono che la storia sia rotonda, sia finita. Io, se possibile, lo faccio, anche se mi rendo conto, incontro tantissimi bambini durante l'anno nei saloni francesi, per quanto tu chiuda le storie, i bambini continuano a vivere dentro la storia e vorrebbero sapere il resto. Una volta, per esempio, spesso mi fanno il volume 2, il seguito della storia. Ricordo che una volta su Juste à ce moment-là, che era il mio primo libro, che posso anche farvi vedere, è la storia praticamente del guardiano di uno zoo innamorato che un giorno dimentica di chiudere le gabbie degli animali. All'ora di pranzo esce e va... Ah no, non ce l'ho in realtà da farvi vedere, ve la racconto e basta. Va a pranzo con questa ragazza, gli animali si trovano le gabbie aperte, escono. Poi non vi racconto il seguito della storia perché era molto scandita, cioè tutta la narrazione stava sulla ripetizione della frase Juste à ce moment-là, che vuol dire proprio in quel momento, nel senso che gli animali attraversano la città ma nessuno li vede, perché proprio in quel momento sta capitando qualcosa. E quindi c'è una gara di palloni aerostatici, tutti guardano in alto, oppure c'è la nazionale di calcio, tutti guardano il pullman della nazionale, oppure
Insomma, gli animali arrivano ad imbarcarsi su una nave davanti a tutti, nessuno li nota, perché proprio in quel momento c'è una divetta della TV che sta bisticciando col fidanzato e sono tutti lì a sentire un po' cosa si dicono. Si nascondono in questa nave e la nave parte per l'Africa, morale della storia, tornano in Africa perché di stare allo zoo si erano un po' stufati. I bambini in una classe, mi ricordo, mi hanno fatto trovare il libro che racconta il seguito, perché una cosa che li aveva molto colpiti è il fatto che Emile, il guardiano, aveva perso il lavoro, secondo loro, perché ci ha fatto scappare gli animali, quando è tornato trova tutte le gabbie aperte, colpa sua, quindi disoccupato. E questa è una cosa curiosa dei bambini che sembrano magari spesso distratti, no? Con la testa nelle loro cose, non ascoltano, invece poi hanno una radiolina sempre accesa, ascoltano, captano tutto. E la disoccupazione, l'economia, tutte queste cose di cui parliamo incessantemente noi, i giornali, la TV, eccetera, la percepiscono benissimo. E quindi in questa storia totalmente inventata di fantasia, loro avevano percepito però un aggancio alla realtà, un aggancio, diciamo, logico, perché hanno detto il povero Emile è rimasto disoccupato. Secondo volume, Emile parte per l'Africa a recuperare gli animali. E avevano scritto una storia molto bella, rispettando proprio la metrica, un po' la costruzione della mia. E poi l'hanno fatta finire come avevano voglia loro, per cui in sostanza lui cerca di recuperare gli animali, ma gli animali in Africa stanno troppo bene, allora le dicono fermati qui con noi, dai, insomma organizzano una specie di parco, è un parco, non è uno zoo, è un po' più un parco, un po' più hippie, un po' più aperto, no? Dove gli animali sono lì, la gente va, e non mi ricordo se lui diventava il guardiano, vendeva i gelati, insomma li procurano un lavoro e rimangono amici. E tutto finisce veramente bene. E invece Alfonso come finisce? Finisce che lui le chiede di uscire, insomma, un giorno va, lei è una barista, la vede sempre, e lui un giorno si presenta al bar con dei fiori e glielo chiede, e lei sorride. Basta. Sì. E io per anni, lui visto che era un postino, a me piace molto l'immaginario postale, avevo inserito in fondo al libro l'indirizzo di Boris, che non era casa mia, era una casetta in campagna dove andavo e dove in teoria abitava Alfonso, scusate, non Boris. E quindi ho detto, se volete scrivergli, scrivete. Io per anni ho ricevuto pacchi di lettere di bambini, classi intere, che chiaramente dicevano, ah, mi è piaciuto tanto il libro, ta ta ta. Due domande facevano. Uno, se Boris era ancora a dieta, perché era una gag che tornava questo cane, questo cane che come sono i cani, insomma, mangerebbe di continuo, quindi Alfonso era, come dire, come tutti i padroni, un po' gentile ma un po' paterno, perché adesso basta formaggio. E questa cosa li faceva molto ridere. E secondo, se si erano sposati con la ragazza, se avevano dei bambini, cioè tutti volevano sapere questa storia. Quindi lì mi sono veramente reso conto che l'amore li interessa e infatti è un tema che poi no, non l'ho fatto di proposito, ma è un tema che ho trattato più volte, insomma. Bon baiser à te de Paris è nato come libro unico, poi è diventato una serie dopo. È una storia di amore mancato, in sostanza, quindi è molto comica, una parodia d'amore. La cosa che volevo fare era un libro su una città, Parigi, con anche una storia. Ci sono libri illustrati che parlano delle città, ci sono diverse serie, di solito però sono magari belli dal punto di vista dell'illustrazione, eccetera, però non hanno veramente una storia. Io volevo riuscire a fare un libro turistico, tra virgolette, che però avesse anche una narrazione. E questa è la storia di un ragazzo che viene invitato a Parigi da una ragazza. Non sappiamo come si conoscono, ma si conoscono. Viene invitato a passare una settimana a Parigi e quindi lui arriva a Parigi ovviamente persuaso che lei sia innamorata di lui. Se no, perché mi inviti? E quindi si aspetta un bacio già a Charles de Gaulle, l'aeroporto. Qua vedete lui che arriva. Ma il bacio all'aeroporto non c'è. Ora è ovvio che non c'è perché insomma l'aeroporto Charles de Gaulle non è che sia il luogo più romantico del mondo, insomma. E qui anche questo è raccontato in prima persona perché è molto adulto, come, diciamo, come narrazione, e lui dice ti capisco.
in effetti non mi hai baciato a Charles de Gaulle perché non è questo posto. Arrivano a Bastille, che è già centro città, e lei è distratta da un mercatino. Quindi lui, Bastille, per lui è il bacio, va bene, insomma, cioè qua è Parigi, siamo in centro. In sostanza, lui si crea questa illusione che va avanti, e quindi l'invenzione narrativa e comica è riuscire a metterli in bocca fino alla fine del libro, perché non si baceranno mai, una serie di intuizioni stupide una dopo l'altra concatenate. Quindi, grosso modo, ha avuto un'idea e poi, diciamo, ho costruito piano piano le gag. Quindi, Bastille, niente. Cominciano a girare per il Marais, poi c'è il Rue de Rivoli, il quartiere un po' italiano, poi finalmente ho capito cosa stavi cercando. Notre Dame. Solo che davanti a Notre Dame non mi hai baciato. E neanche dietro, perché vedete in realtà ci sono due scene. A questo punto mi chiedo cosa stai cercando. Cioè ho capito che cerchi qualcosa di speciale, però dopo Notre Dame a Parigi cosa ci può essere? Quindi girano e poi la vede da lontano. Dice, ma sì, che stupido. È ovvio, la Tour Eiffel. Una cosa che non volevo di questo libro, anche se è un libro un po', diciamo, turistico, erano le cartoline. Infatti ho dato questa indicazione all'illustratrice, ho detto non voglio, cioè l'immagine classica, la Tour Eiffel precisa, mezza la pagina, cioè mi piacerebbe anche avere delle immagini più degli scorci, delle cose che si veda ma non si vede. E qua l'ho fatto perfettamente su Tour Eiffel perché si vede là in fondo. Si vede con la pioggia, che mi piace molto, e poi si vede in realtà loro sono in cima, quindi non c'è l'immagine un po' canonica della torre. Si fanno a piedi 1665 gradini perché lei soffre un po' l'ascensore. Arrivati in cima, non mi hai baciato. E ho capito perché, è un cliché. È un cliché, cioè un luogo comune, quelli che si baciano in cima alla Torre Eiffel, dai, ma... No, ma hai ragione, perché tu sei una persona un po' più toccapita, un po' più speciale. E lui continua a raccontarsi questa storia, quindi passa la prima giornata, magari con il calar della sera, un po' più al buio, ti verrà voglia. Qui sono fuori dalla piramide del Louvre, c'è il parco, non succede niente. A questo punto lui ha capito. Ho capito. Se voi frequentate a Parigi, come Roma, Venezia, cioè qualsiasi grande città, i luoghi turistici, c'è sempre la folla. Ed è per questo che non mi hai baciato. Cioè, il primo bacio ci vuole un momento, un attimo, un po' di, insomma, un po' di intimità, un po' di... Ci vuole un posto un pochettino più, magari, no? Un po' più laterale, un po' più discosto dalla folla, la gente, tutto. Quindi a Parigi l'ideale... Père Lachaise, il cimitero. Cimitero molto bello, è un luogo turistico anche questo, ma non è poi così frequentato, insomma ci si può girare tranquillamente, ci sono un sacco di celebrità sepolte, e quindi qua si fa la lista, magari davanti alla tomba di Proust e di Piaf, Jim Morrison, quindi dal grande poeta al rocchettaro, ma non succede niente neanche al Père Lachaise, e uscendo si dice effettivamente, è un'idea un po' cretina pensare che tu mi baciassi a un cimitero. Allora forse il quartiere latino è quello dei, non è lontano da Notre Dame, il quartiere dei ristoranti, quindi ci sono i ristorantini e li provano tutti, la cucina greca, la brasserie, cucina cinese, giapponese, thailandese, italiana, niente. Provano anche tutto il mangiare di strada che si può mangiare a Parigi, perché a Parigi volendo si può solo mangiare, perché si mangia ovunque, quindi c'è kebab piuttosto che croque monsieur, piuttosto che altro, niente. Forse ti piace l'arte. Quindi si fanno tutti i musei, dal d'Orsay al Picasso fino al Grévin, che è il museo delle cere, quello un po' più trucidone, se vogliamo. E dal museo delle cere esce un po' disperato, cioè la sua, come dire, speranza comincia ad affievolirsi. Qui è veramente stanco, perché a Parigi in una settimana hanno fatto tutto, hanno fatto lo shopping, hanno fatto i musei, hanno fatto le passeggiate, hanno fatto qualsiasi cosa, le librerie le hanno fatte. Poi si fanno il giro di Pigalle, si fanno il giro dei piccoli librai, le bancarelle che ci sono sul lungo Senna. Non mi hai baciato nemmeno davanti alla Gioconda. E si dice, e anche questa gag era già scritta per immagini, quindi l'avevo già immaginata così, forse perché non era l'originale,
perché in effetti la Gioconda che vedono è quella, l'affiche, un poster, sapete, se ne possono comprare per strada un po' ovunque. E qui vanno avanti ancora, ci sono un sacco di location, fanno di tutto di più. Questo è il piccolo ponte che collega l'Île de la Cité, dove c'è Notre-Dame, a l'Île Saint-Louis, che è un'isoletta ancora più piccolina, sono proprio in mezzo alla Senna. E su questo ponte avevo pensato di farli baciare all'inizio. Poi ho detto, ma no, tiriamola un po' in lungo. Ma sì. Ho detto, alle donne piace far soffrire gli uomini. Facciamone una serie. E infatti qui si dicono, arrivederci, un bacino sulla guancia. E lui è devastato. Cioè, lo vedete. Ah, non vi ho detto che l'illustratrice è Anne Rouquette, molto brava. Lui qui veramente non sa cosa fare. Perché dice, abbiamo fatto tutto. E poi arriva da lontano. È un bateau mouche. I bateau mouche sono quei battellini che fanno le gite, portano i turisti lungo la Senna. E qui ha un'illuminazione. In tutto quello che abbiamo fatto, non abbiamo fatto il bateau mouche. Volevi il bateau mouche? C'è il bateau mouche che cercavi? Era quello? Era quello? Non si sa. Qua c'è la guida, fine. Quante pagine ha? Non te lo so dire, mi pare o 24 o 32. 2, 4, allora, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 20, 24, 26, 28, 32, 34. Allora, dovrebbe essere un 40 in totale. Questo è un po' lungo. Dopo il primo, il terzo sarà New York e il secondo è Venezia. Stesso principio. Non avete visto la copertina del primo? La copertina, questa è un'idea dell'editore molto azzeccata, molto carina. Innanzitutto il bordo in alto è arrotondato, dà un'idea di confezione più gradevole. Il cuore che vedete in copertina è bucato, per cui vedete questa immagine, lui che sta per baciarla, poi aprite. In realtà l'immagine che si vede in copertina di lei rimane ed è parte del disegno interno in cui succede sempre qualcosa. Quindi nel libro di Parigi lei si lava i denti davanti allo specchio, lui è così sul letto, e qui invece c'è Casanova, gondoliere, che le offre un fiore mentre lui casca in acqua. Stessa cosa, arriva a Venezia, ovviamente attirato dall'idea che la città di Casanova l'avrebbe ispirata. In un bacio cominciano a fare i loro giri, le loro cose, c'è sempre questo crescendo per cui passano da un posto all'altro. L'illustratrice è qui una ragazza italiana, si chiama Isabella Mazzanti, molto brava. Ovviamente ci sono dei tratti comuni con Parigi, perché musei ce ne sono in tutte le grandi città, però insomma la visita poi ci sono i palazzi, le piazze, eccetera, eccetera, poi ci sono ovviamente cose molto diverse. Qua per esempio sono i caffè. Questo, qui mi è piaciuto molto, i personaggi che sono passati al Florian sono citati nel testo. Mi piace molto il lavoro che ha fatto Isa, perché ha messo i personaggi reali sullo sfondo a colori e i personaggi, diciamo, letterari, cinematografici, del fumetto, eccetera, eccetera, sono disegnati in grigio. Quindi c'è un po' un gioco a riconoscere. E ha ovviamente aggiunto personaggi che non sono nel testo. Infatti tra questi c'è Corto Maltese, che è un personaggio di Hugo Pratt, che come sapete era veneziano. Qui abbiamo riprodotto perfettamente, diciamo, la macchina narrativa. Ci sono alcune gag un po' simili. Qui è ancora una versione non definitiva, per cui abbiamo poi invertito le tavole. Anche qui a Venezia si dice, ho capito perché non mi ha baciato finora, perché siamo sempre in mezzo alla folla, in mezzo alla gente. A Venezia in effetti è un po' difficile stare lontani. In realtà neanche così difficile, perché poi ci sono una serie di piazze
dove si ammucchiano tutti, poi basta allontanarsi un pochettino, io l'ho girata molto tranquillamente. Qui si allontanano in una calle e sono da soli e si aspetta, dice questo è il momento, questo è il momento. E poi avevo dimenticato il carnevale di Venezia, quindi vengono invasi da questo. Abbiamo mantenuto, come dicevo prima, un po' il format narrativo, per cui in ogni libro ci sarà qualcosa di fondamentale che perdono, quindi resta in lui la convinzione che sia quello il motivo per cui non è successo niente. E qui è il ponte dei sospiri. Di tutti i ponti che hanno fatto, tutti i giri, scopre soltanto risfogliando la guida che non sono passati sotto il ponte dei sospiri. Forse... Come? A Parigi era il Batomouche. Era il Batomouche, Montmartre l'hanno fatto. Qui è il ponte dei sospiri, fine. Cavolo, ma si baciano alla fine. Allora, io avrei previsto di farli baciare, adesso vediamo. Vediamo. Perché mi sarebbe piaciuto continuare oltre New York, però ancora dobbiamo metterci d'accordo su New York, capire un secondo come fare. Io ho previsto un bacio sul volo di ritorno. No, lui si è addormentato e lei lo bacia mentre dorme. Sì. Deve essere cattivo fino in fondo. Allora, vi faccio vedere Quando un elefante si innamora, è un altro sull'amore che ho fatto di recente con Kate Passepartout. L'illustratrice è Alice Lotti. Questa è una storia molto, molto semplice sull'amore. Quando un elefante si innamora fa esattamente le cose che fanno gli umani, però essendo un elefante fa un po' più ridere. Innanzitutto fa di tutto per farsi notare. Qui l'interpretazione è un libro molto minimale. Ci sono diverse cose dal punto di vista delle immagini che ho previsto io, piccoli dettagli, piccole cose che non aggiungono niente alla narrazione, ma aggiungono cose da guardare, perché poi questi libri, ma nei bambini, vengono letti, riletti, 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 quindi i bambini si perdono nelle immagini, nello scoprire i dettagli, soprattutto se c'è un adulto che legge, classica storia prima di andare a letto, quindi ti metti a letto con... il bambino legge la storia, è la situazione ideale per cui il bambino ha davanti agli occhi le immagini, mamma, papà, fratello, sorella che raccontano, quindi ha tutto il tempo di concentrarsi nella scoperta delle immagini. Piccolo dettaglio, è solo un uccellino che compare in tutte le pagine. Quindi fa di tutto per farsi notare, ma si nasconde quando lei passa. Quando un elefante si innamora si lava tutti i giorni, anche dietro la schiena. Quando un elefante si innamora si mette a dieta, ma poi si alza la notte per finire il cheesecake. Vorrebbe vestirsi elegante, ma in effetti non riesce a decidersi. Forse è meglio qualcosa di meno impegnativo. Quando un elefante si innamora scrive lunghe lettere che non spedisce mai. Rimane per ore a guardare le nuvole pensando. Raccoglie fiori e li lascia davanti alla sua porta, ma scappa subito dopo aver suonato il campanello. Facciamo un passo indietro, vi faccio notare qualche piccolezza. Per esempio, questa lumachina è una sciocchezza, è una delle cose che le ho chiesto di fare, cioè di aggiungere proprio piccoli dettagli, basta una foglia di un altro colore, basta una piccola cosa. Qui vedete una piccola gag, però è l'uccellino che prende la doccia con l'elefante. Qui vedete l'uccellino nel frigo. Qui vedete l'uccellino, si vede, ma si vede solo nel riflesso. Quindi anche aggiungere dal punto di vista narrativo un piccolo dettaglio, un personaggio, un particolare, il libro diventa poi a un certo punto un gioco, cioè quando il bambino conosce a memoria la storia ci saranno delle sere in cui sfoglierà il libro solo per vedere se trova l'uccellino. Quando un elefante si innamora, certe volte è un po' triste. Se sapesse che esisto, sarebbe tutto diverso. E qui vedete l'uccellino. E io gli ho chiesto di aggiungere un pipistrello, che dorme all'ombra.
Questa finisce bene. Un giorno suonano alla porta, apre la porta, ci sono dei fiori, non c'è nessuno. Chi li ha lasciati? Ah, l'amore. Avete qualche domanda? Mi hanno chiesto poi se era possibile, forse eravate interessate a fare qualche esercizio pratico anche di scrittura e eravate interessate a un book review? C'è qualcuno che ha il book? Quanti hanno il book? Ho una storia. D'accordo. Allora, quante cose ci sono da vedere? Una? Due? Tre? Quattro? Ah, va bene, ok. Lo facciamo, boh, non lo so, decidiamo, o lo facciamo anziché fare la pausa pranzo, andiamo avanti così, o troviamo un momento nel pomeriggio, poi ci mettiamo d'accordo. Sì. Sarei interessata a capire come procedi quando scrivi una storia. Cioè, mi sembra sempre che inquadri molto bene quello che vuoi dire, c'è una sensazione, parti da una percezione che però riesci a cogliere molto bene, cioè quando poi si leggono i tuoi testi si dice, ah, cioè è proprio vero, è proprio così. Come procedi quando costruisci una storia o dei personaggi, da cosa parti, come... Non lo so. Basta come risposta. Okay. Allora, effettivamente non lo so, nel senso che ho avuto un periodo in passato in cui mi hanno molto sollecitato storie, cioè ho cominciato a scrivere, quindi fai girare le tue cose, te ne chiedono delle altre, e quindi facevo un po' i compitini, alle volte mi mettevo lì, cercavo la storia anche quando non ce l'avevo. È un esercizio che io ho fatto per anni lavorando per una rivista fumetti, per cui tutti i mesi mi arrivava un articolo, io illustravo con vignette, fumetti, eccetera, eccetera, un po' lo spirito dell'articolo, diciamo facevo dell'umorismo, raccontavo un po' qualcosa al lato sul soggetto dell'articolo, che di solito erano economia, politica, eccetera, eccetera, attualità in generale. Poi devo dire, adesso è tantissimi anni che non cerco storie, qualche volta mi è successo ancora di recente, mi hanno chiesto una storia per un illustratore piuttosto che un'altra, allora mi guardo il book, magari mi viene in mente qualcosa, però non mi ci sforzo più di tanto, cioè guardo e poi lascio lì, e la testa va avanti poi per conto suo. Quando mi viene in mente qualcosa, la maggior parte delle volte mi viene in mente addirittura già le frasi, già la storia, come se ci fosse una voce nella testa che me la raccontasse. Vedo già il film e la butto giù. Non sempre, chiaramente, arriva tutto insieme, magari alle volte manca la fine, manca qualcosa, ti rendi conto che in mezzo alla storia ci vorrebbe qualcosa di più. Qui è utile anche il parere, chiaramente, dell'editore alla quale la proponi, che magari, chiaramente, ha una visione esterna. E allora sì, ci lavoro un pochettino. Rispetto a... vi posso far vedere... rispetto a quello che voglio dire, in realtà non lo so, cioè le cose che voglio dire le dico ma non lo faccio apposta, cioè vengono un po' fuori da sé, quindi so che le mie storie spesso sembrano impegnate o sembrano profonde, tante cose, però non è una cosa che faccio con intenzione, mi metto a scrivere la storia che parla d'amore, che parla di guerra, che parla di un messaggio, che parla del rapporto tra padre e figlio, cioè questo viene un pochettino da solo, a me viene in mente una storia, molto semplicemente. Una delle ultime che ho scritto, che non so se uscirà, ma l'ho scritto una settimana fa, l'ho proposta tra l'altro a Sarbacane facendo il nome di Maurizio Quarello, perché mentre la scrivevo vedevo lui, quindi semplicemente mi è venuto in mente in coda a un imbarco, io sono costantemente in viaggio, quindi quei momenti morti dei viaggi, fai il check-in, la coda all'imbarco, dove devi già spegnere il telefono, dove non puoi leggere il giornale perché piano piano la coda avanza, metti via il libro, metti via la musica, metti via tutto. Quando sono spogliato di tutto, io che ho la testa sempre molto piena, io ascolto musica costantemente, guardo film costantemente, leggo costantemente, quei momenti di vuoto sono i momenti in cui si infilano le storie, molto spesso.
mi si infilano le storie in testa e lì, boh, non so, 10 minuti mi è venuta in mente questa apertura, semplicemente un direttore di scuola che ha 2 ragazzini davanti che si sono picchiati e comincia a raccontare la sua storia. E poi è diventata una storia di un certo tipo, nel senso che racconta una certa America, racconta un certo modo di vivere, certe aspirazioni, certe cose, racconta di questo personaggio particolare, eccetera, eccetera, però non lo so, me ne sono reso conto alla fine come chiunque altro leggesse la storia, insomma, che è una storia sulla violenza, sulle, diciamo, strade alternative che si possono percorrere nella vita, sugli incontri importanti che si fanno. Alle volte incontri una persona importante, quella che ti cambia la vita completamente. A me è esattamente come se fossi, come se avessi acceso la TV e avessi visto l'inizio di un film. Ho cominciato l'inizio e poi ho cominciato a pensare ad altre cose, ma è tornato il film. E più o meno prima di essere arrivato effettivamente al mio posto in aereo, avevo più o meno tutta la storia. Per quello che riguarda invece la schematizzazione del lavoro, vi posso far vedere. Voi sapete che grosso modo i libri hanno un formato imposto, quindi gli album illustrati sono 24 pagine effettive, c'è il formato successivo che è 32, c'è 48, eccetera, eccetera. Quando la storia comincia a prendere forma, io comincio a scrivere tutto quello che mi viene, quando sono più o meno a metà, comincio a prendere forma, io comincio a dividere i capitoli. Ed è quello che consiglio sempre di fare anche ai miei studenti, ai miei allievi, perché mi sembra fondamentale. Cioè, secondo me, per quanto gli editori siano abituati, cioè il loro lavoro, leggere un testo da tiro scritto, una o più pagine, sono abituati a immaginarsi a partire da quello un albo illustrato, aiutarli un pochettino a me ha sempre, come dire, agevolato la comunicazione. Per cui, e secondo me è fondamentale innanzitutto per chi scrive, perché ti rendi conto un po' a che punto sei, se è una storia lunga, corta, se basta, se non basta, quanto testo c'è in ogni pagina, come poter bilanciare per esempio le pagine, perché ci saranno pagine con più testo, pagine con meno, pagine in cui si può lasciare proprio spazio alle illustrazioni, anche alla narrazione per illustrazioni, pagine in cui invece lo spazio se lo prende il testo. Quindi comincio a fare la numerazione. Qui vedete il testo in 2 lingue in realtà, perché vedete nero e rosso, vedete inglese e francese. Volevo farvi vedere vediamo questo. Qui è una cosa che faccio quando non faccio lo storyboard, forse notate ci sono delle parti in rosso, le parti in rosso sono le note, cioè io scrivo quello che c'è nell'immagine, non tanto per dire all'illustratore fai questo e quello, l'illustratore poi fa il suo lavoro, però ci sono delle cose fondamentali che succedono nell'immagine. Qui per esempio è una collezione di storie brevi e praticamente in ogni storiellina c'è un po' una sorpresa, una piccola gag che capita proprio nell'immagine, quindi il testo dice una cosa e poi tu guardi e capisci e ti diverti. Quindi se sarebbe sciocco limitarsi a scrivere il testo, perché a quel punto l'illustratore farebbe, magari interpreterebbe in un altro modo che non era quello che avevo immaginato come corso della storia. Altrimenti ci sono volte, come vi ho fatto vedere prima, in cui disegno lo storyboard effettivamente. Questo è un libro inedito. Questo, noterete, è un libro vero, cioè è un libro di qualche anno fa, quindi facevo ancora le maquette di carta, poi le scansionavo e montavo i PDF. Adesso di solito faccio tutto in PDF. E quindi il significato delle mie storie, io non sono bravissimo, sono forse un po' più bravi gli altri, credo che le persone più adatte a giudicare, interpretare quel lavoro di qualcuno sia chi sta all'esterno. Poi magari si può anche sbagliare, prendere anche grosse cantonate, però quando ci sei dentro, io di solito le mie storie le capisco dopo un po'.
Per cui il percorso sull'amore l'ho costruito piano piano, non mi sono detto adesso scrivo 4 storie sull'amore triste o su quello che succede nell'amore. È capitato semplicemente in un periodo, l'ho fatto. Altre volte è capitato in un periodo molto più lungo, vediamo magari oggi pomeriggio Papa sur mesure piuttosto che altre storie che raccontano in sostanza la stessa cosa, cioè l'idealizzazione che tutti noi facciamo. E quello è un tema che ho affrontato in almeno 3 libri senza farlo apposta, e mi sono reso conto che era una cosa che evidentemente era una riflessione che stavo facendo sul fatto che nella vita noi sempre idealizziamo l'amore, ci facciamo l'idea della donna ideale, l'uomo ideale, idealizziamo il lavoro, lo studio che ti porta a un certo tipo di lavoro che è quello che vuoi fare, idealizzi il tipo di vita che vuoi fare, che può essere sposarsi, lavorare, comprare una casa, piuttosto che viaggiare, piuttosto che fare altro, cioè ci costruiamo un po', no? Una vita nostra ideale e percorriamo una serie di tappe per realizzarla. Salvo che poi nella vita abbastanza spesso ti rendi conto che quello che ti piace realmente, perché ti prende, non lo avevi messo in conto. Quindi ti piace la ragazza bionda e ti sposi la mora, una banalità come esempio, ma capita, pensi di volere un lavoro sicuro, certo, a tempo determinato, invece poi ti stufi e cerchi un'altra cosa, pensi di amare una città e poi invece non so, finisci con l'amarne un'altra, pensi di essere radicato da qualche parte, poi cioè diciamo che nella vita devi imparare a conoscerti, perché è normale crescere con dei modelli, degli ideali e poi scoprire altre cose. È un temone molto importante, apparentemente molto filosofico, in realtà nei libri per bambini l'ho affrontato senza volere, nel senso che non me ne sono reso conto, con delle storie molto molto semplici. Questa è una storia che è uscita in Portogallo e si chiama Arturo, perché questo cane esiste veramente e si chiama Arturo. L'illustratrice, che qui in realtà è una pupazzatrice fotografa, si chiama Nina Masina, abita a Milano, e di varie cose che fa pupazzi, che poi vende ai mercatini. Io sono stato, l'ho conosciuto un paio d'anni fa, sono stato da lei a Milano, pare 2-3 anni fa, ho conosciuto Arturo, che è questo cane, è questo bassotto di pezza, lungo circa così, e ho detto bello, facciamo una storia su Arturo. E quindi semplicemente dopo qualche tempo mi è venuta in mente una storia. Quello che ho immaginato è che Arturo non è molto, come dire, mobile, nel senso è un bel peluche, però bisognava trovare il modo di fotografarlo tante volte senza che si notasse, insomma, questa fissità. Già non ha 4 zampe, lo vedete in un'immagine, ha praticamente una specie di monozampa davanti e una monozampa dietro. Morale, mi sono immaginato che il cane doveva girare per la città, fare, cercare qualche cosa. E qui ho scritto una storia che sembra divertente perché sembra buffa, insomma, realizzata con le fotografie di un peluche, invece è una storia triste, quindi ci sono un po' due ingredienti mescolati, la storia di Arturo che perde il suo padrone. Quindi ho raccontato la storia, che è la storia di chiunque perda un cane, all'inverso. Anche qui è raccontata in prima persona, forse perché è una storia un po' importante. Lui si gira e improvvisamente il padrone non c'è più e lo cerca dappertutto. Annusa, torna a casa perché pensa, sai arrivare a casa da solo, sei tornato tante volte, allora forse ti aspetto a casa, però lui non c'è. Allora esce e va a cercarlo in tutti i posti dove andavano di solito insieme, il bar, il parco. Non può essere andato lontano perché la sua macchina è ancora lì. E poi va al negozio di dischi, va in libreria. Di fatto l'ho scritto, come scrivo un po' qualsiasi libro, trattandosi di fotografie l'ho scritto un po' come un film, nel senso che Nina poi ha dovuto cercare le location adatte per ogni singola scena. Alcune location sono cambiate in funzione del fatto che quello che avevo scritto non si trovava
facilmente, per cui sono state un po' adattate. L'ultima cosa che fa è accendere la radio, perché ogni tanto alla radio parlano delle persone scomparse, quindi magari parlano di lui, qualcuno l'ha trovato. E poi semplicemente dice: io sono qua, ti aspetto. Penso che la storia si possa interpretare in molti modi e io non ho nessuna soluzione, nel senso che mi sono reso conto, scrivendola, che forse ho raccontato la storia di un malato di Alzheimer che si è perso e non si trova più, o non lo so. Però se l'ho fatto non me lo sono, diciamo, imposto da principio, un po' come qualsiasi lettore mi sono fatto la domanda: dove è finito, che cosa gli è successo. Faccio vedere qualcosa di più leggero e sciocchino. Questo è Spaghetti, è un libro che ho scritto e disegnato e cucinato. Beh, vi faccio vedere prima il libro e poi quello che era in principio, perché il progetto era molto diverso. È semplicemente un libro senza storia, anche se ha un piccolo testo descrittivo, in cui mi sono divertito a disegnare, a vedere quante cose riuscivo a disegnare usando gli spaghetti. Quindi una coda di cavallo, i baffi di mio zio, le corde di chitarra, i tentacoli di un polpo, i capelli di mia cugina, un turbine di vento, gli occhiali di mio papà, un nido d'uccello, spaghetti. La collana è una collanina di Pequeño Editor, è un editore pequeño, quindi piccolino, argentino, una collanina molto bella di libri di quadrotti. Li ho scoperti un anno a Bologna, erano simpatici, facevano qualcosa di carino, di piacevole, quindi gli ho proposto questa cosa. Vi faccio vedere se riesco. Il libro com'era in originale, perché non c'erano gli spaghetti. Quindi anche qui c'è stato un intervento dell'editore. Davide, posso farti una domanda? Certo, sì. Insomma, ho capito che l'hai proposta direttamente a questa casa editrice la storia, ma ce l'avevi già scritta e sei andato da loro, o hai detto che è carina questa casa editrice e poi hai pensato... Sinceramente, insomma, se ci vuoi parlare un po' del tuo rapporto con le case editrici, come le selezioni, come funziona di solito? Allora, non mi ricordo, sinceramente, credo che il libro ci fosse già. Ho scoperto loro, gliel'ho mandata. E il libro era questo. In realtà era fatto con lo spago, perché era scritto in italiano e io volevo fare un gioco di parole tra spago e spaghetti, che a loro è piaciuto moltissimo, salvo che ci siamo spaccati la testa, credo, per 6-8 mesi a cercare un gioco di parole in spagnolo, perché e non l'abbiamo trovato. Quindi alla fine sono loro che mi hanno detto: facciamolo con gli spaghetti. Infatti la copertina l'hanno fatta loro, col piatto pulito e tutto. In redazione hanno fatto l'esperimento, hanno fatto la composizione del titolo, perché il mio titolo era questo, e loro invece hanno fatto il piatto con scritto spaghetti, piegando gli spaghetti, eccetera. Hanno detto: guarda, secondo noi può funzionare. Quindi gli spaghetti sono un piatto comunque internazionale, in Argentina lo conoscono, c'è una comunità italiana piuttosto numerosa. E quindi il vero progetto era questo. Questo era solo il bozzetto, eh? Però è quello che hanno visto. Il rapporto con gli editori, non so, nel senso, io quando andavo alla Fiera di Bologna ho sempre cercato chiaramente contatti, raccolto più cataloghi possibile. Io sono un po' della scuola che bisogna studiare,
anche se poi non è che abbia studiato chissà che cosa, però ho letto, quello sì, ho letto tanti fumetti ed è per quello che sono diventato un fumettista, perché avevo la passione. Ho cominciato a scrivere libri per bambini dopo averne letti tanti, ma tanti, nel senso che io ho fatto servizio civile in una biblioteca, quindi quell'anno ne ho letti, non so, un paio di centinaia, però non sono uscito da lì con l'idea di fare libri per bambini, volevo ancora fare fumetti per adulti di un certo tipo, insomma. Poi ho visto una mostra, racconto sempre la stessa cosa, però è quello che è successo, nel senso, ho visto una mostra con una selezione di libri francesi, era il meglio dell'epoca, io sono uscito da lì, non dicendomi voglio fare libri per bambini, io ho già in testa dei libri per bambini, cioè avevo qualcosa che mi girava in testa da un po', che erano storie illustrate, ma che non riuscivo a collocare nei format del fumetto. E ho capito che effettivamente nel libro per bambini francese avrei potuto trovare spazio. Da lì in poi la Fiera di Bologna è un'ottima occasione per incontrare editori o quantomeno per studiare il loro lavoro, mi sono fatto un sacco di giri, all'inizio come tutti chiaramente ho girato gli editori italiani perché mi sembrava più ovvio, più evidente, poi dopo un po', i primi anni sono serviti fondamentalmente a scremare, a scartare persone con cui poi non avrei più parlato perché ho capito che non ero adatto a loro, eccetera. E poi mi sono concentrato sui francesi, ma chiaramente quando sei, una volta che sei in fiera guardi un po' tutto, quindi non so, ci sono coreani interessanti, portoghesi interessanti, argentini interessanti, e lì semplicemente poi è iniziato un rapporto, ho cominciato a molestarli per email, tempestandoli di storie, qualche volta funziona, qualche volta no. Qualche volta, come in qualsiasi relazione, rapporto, d'amicizia o professionale, alle volte le cose sembrano funzionare, ci si intende, ci si piace a vicenda, ma poi non capita veramente l'occasione di lavorare insieme, perché non so, non è sempre facile. C'è un piccolo editore americano, per esempio, che conosco da tanti anni, non ci siamo mai visti di persona, però gli ho spedito tonnellate di storie, e lui mi ha sempre detto belle, bellissime, non ci siamo ancora, perché il suo pubblico è un po' particolare, chiaramente piccolo, non può permettersi insomma di rischiare, però mi ha sempre detto continua perché prima o poi la facciamo, e io ho detto vabbè, finché non ti do fastidio io te le mando, non è che ci sia, va benissimo. I no non mi danno fastidio, è una cosa alla quale bisogna abituarsi, perché per un sì che ricevi, non so, 50 no forse. Quindi da lì in poi si comincia a lavorare, con alcuni ho lavorato solo una volta, poi non c'è stata più occasione, con alcuni ho lavorato solo una volta e poi ho preferito non continuare perché magari non ci siamo trovati bene, con altri si lavora insieme da anni. È difficile, credo, trovare un unico editore, almeno per me, perché faccio cose molto diverse, per cui ho capito che c'è la storia giusta per l'editore giusto, come c'è la storia giusta per l'illustratore giusto. Mi piacciono tantissimi illustratori, ho cominciato a lavorare con Anna Laura Cantone, poi adesso c'è Maurizio Quarello, poi non so, ho lavorato con penso una cinquantina di illustratori diversi, anche in modo molto piacevole, proprio nel modo di condividere il lavoro insieme, la partecipazione e tutto il resto, però tipo con Quarello abbiamo fatto Piccolo Inuit, Petit Inuit et les deux questions, il primo che abbiamo fatto, poi Il papà pirata è il secondo, quindi abbiamo fatto un album che vediamo al pomeriggio per i piccoli, abbiamo fatto un libro per i più grandi, adesso lui è straimpegnato, io pure, però ogni tanto ci si sente, insomma, mi chiede sempre quando è che facciamo una cosa nuova e gli ho mandato una vagonata di storie già, penso 20, 30, però non azzecco mai, no, quella che veramente ha voglia di fare, anche lui faccia il difficile, però anche lui quando legge una storia penso veramente che gli scatti un qualche cosa per cui si vede già il film in testa, quindi quando non si vede il film ha deciso che non si sforza, forse lo faceva magari un po' più da giovane come abbiamo sempre fatto tutti, no? Per far contento qualcuno, dici quando non sono le prime storie che ti mandano, non hai molta scelta eccetera, lo fai comunque. Poi quando cominci a essere famoso ti puoi permettere di scegliere, giustamente uno lavora magari veramente su quello che gli smuove veramente qualche cosa o su un qualche cosa che gli dia la possibilità di lavorare in modo diverso, perché lui di libri ne ha fatti tantissimi. Quindi ogni libro sperimenta un po' una tecnica, un punto di vista, un qualche cosa. Quindi di tanti mi ha detto sono bellissimi, ma una cosa un po' simile l'ho già fatta, quindi perché la devo rifare? Cioè, voglio andare oltre.
E boh, quindi questo è quanto. Poi non lo so, ci sono magari piccoli dettagli del rapporto che vi possono interessare. Sì, volevo, infatti in parte hai già risposto, però insomma una domanda da sabotage un po', perché è sempre tutto così bellissimo questo mondo. Invece volevo chiedere, siccome alcuni illustratori dicono che le storie migliori scrivono loro stessi e poi insomma le illustrano, qualche esperienza invece quando tu sei stato affiancato da un illustratore e non è andato bene, non è andato in porto, così un po' di cosa, magari anche un progetto che tu hai voluto, beh, questo oppure racconto, incontrare, non lo so, racconto una oggi cosa pomeriggio un po quando più... non siamo in streaming. No, no, ma senza nominare, senza pronunciare i nomi, senza... Cioè... No, un po' di sofferenza. In realtà non è un mondo così incantato per niente. Io dico sempre, la parte bella è quella, vabbè, creativa, cioè proprio la fiamma creativa quando hai all'inizio la storia e tutto, poi il resto è lavoro, quindi la fiamma dura il tempo di fare il check-in e scrivere la storia, magari mezz'oretta, poi da lì in poi diventa lavoro, che al di là dei problemi reali che ci possono essere, è lavoro in quanto tale, è impegnativo, è qualche volta un po' snervante, nel senso che è un lavoro che procede grosso modo lungo l'arco di un anno, 8 mesi, un anno e mezzo, a più riprese. Devo dire che questa è una scelta, nel senso che il mio modo di lavorare, io ho tanti colleghi francesi, perché autori, scrittori italiani non ne conosco tanti, conosco magari gli illustratori. Però girando i saloni francesi, diciamo tra gli scrittori conosco più francesi, e tantissimi che conosco non hanno nessunissimo interesse, un po' perché non sono illustratori, un po' perché non gliene frega proprio nulla, di seguire il progetto. Per cui loro dicono, io mando la storia, l'editore la compra, firma il contratto, sono fatti suoi. Quindi il lavoro lo fa lui, quando il libro è fatto, mi manda il cartone a casa e va bene così. Certe volte sono contento, certe volte no, però ok. Io invece ci tengo a seguire il progetto e quindi, essendo chiaramente nel progetto, prendi il bene e il male, insomma, il bello e il cattivo tempo. Quello che succede è che le storie poi, io seguo lo storyboard va corretto insieme, la storia spesso cambia in funzione dei disegni, ci sono piccoli accorgimenti, ci sono piccole cose da rivedere, quindi è un lavoro che ti viene sollecitato durante un lungo periodo, quando non te l'aspetti, nel senso che quando è il momento, il lavoro piano piano procede senza che tu sia lì, e ogni tanto gli editori ti chiamano, ti scrivono dicendo ti avrei bisogno di queste risposte. Quindi tu devi un po' riscaldare la voglia di lavorarci, che non hai più, perché in realtà io almeno ho l'entusiasmo della storia proprio quando è l'inizio, poi la metto lì e il resto diventa lavoro e rispetto del lavoro altrui, per cui ti metti lì a rileggere il testo, a trovare le soluzioni, a cercare di risolvere i problemi, eccetera, eccetera. Quindi questa è proprio la norma. Poi, chiaramente, sì, ci possono essere i problemi, questo è il motivo per cui cerco di scegliere i miei illustratori. Non sempre va bene, perché un po' non ci si conosce, qualche volta ci si conosce, ma non ci si conosce abbastanza. Mi è capitato per esempio di scrivere una storia ispirata a delle fotografie, ho chiamato il fotografo, gli ho chiesto se lui mi avrebbe seguito sul progetto, ho detto di sì, poi in realtà fatta la storia non ha mai fatto uno storyboard, perché in effetti il suo lavoro non è fare libri, quindi non è riuscito ad entrare nell'ottica, gli sarebbe piaciuto, però poi non l'ha fatto. Una storia che posso raccontarvi, lo faccio volentieri, è quella di un giorno senza un perché. No, però devo andare qui. Anche perché a brevissimo ho pensato di raccontare la storia in pubblico, uscirà un articolo che racconta un po' la doppia storia di questo libro. Il libro ve lo faccio vedere, non è ancora uscito, quindi ve lo faccio vedere oggi pomeriggio, così non siamo in streaming, ma vi faccio vedere l'altro. Cioè, questo è un libro che ho scritto, ho mandato a Valentina Mai di Kite. Lei mi ha proposto... Cathy Vermeer, credo si pronunci così, una ragazza belga, credo fiamminga, non sono certo, illustratrice molto molto brava. Combinazione, come racconterò poi nell'articolo, il giorno che lei me lo propone, io avevo comprato un suo libro, che mi era piaciuto tanto, e ho detto, è un segno, perché... E poi quello che è successo è un po' strano, poi abbiamo capito...
Lei è un'illustratrice molto artista, non ha mai fatto uno storyboard, quindi non ha una visione d'insieme, fa una tavola alla volta e credo che lavori con tecnica mista digitale, sovrapposizioni, quindi non riesce a prevedere neanche la singola tavola come sarà, da dire faccio uno schizzo, la faccio così. Quindi lei lavora un pezzo alla volta e alla fine praticamente c'è il libro completo, però è un modo un po' strano effettivamente di lavorare, è molto difficile controllare la progressione del lavoro. Quello che ha fatto è questo, è un libro molto bello, le immagini sono molto belle, ma secondo me non c'entravano nulla con lo spirito del mio racconto e purtroppo l'abbiamo capito quando il libro era fatto, nel senso che lei ha fatto tutto, ce l'ha mandato, io ho detto singolarmente sono belle. Le trovo alcune singolarmente veramente un po' inquietanti, e io sono inquietante, ma non volevo essere in questa storia. E alcune erano totalmente sbagliate, nel senso che io nel testo ho scritto una cosa, lei ne ha interpretato un'altra, si poteva anche cambiare, però in generale io non me la sentivo. E devo dire, Valentina mi ha detto, sono in imbarazzo, però cioè, lei ha fatto tutto il lavoro, mi sento anch'io un po', non so, cosa facciamo? E lei poi lavora con Giulia Belloni, che è una scrittrice molto brava e che ha lavorato anche in altre occasioni ispirandosi a disegni, eccetera. E Valentina mi ha fatto la proposta. Ti scoccia, chiedo a Giulia se scrivi una storia per questo libro. Noi ci teniamo la tua e la facciamo diversamente. E ha detto, boh, proviamo. La storia è stata scritta partendo dall'illustrazione. Sì. Quindi Giulia, non so se ha letto neanche il mio testo, di fatto c'è il soggetto è quello, nel senso che è il soggetto di una stranezza, di un qualche cosa di bizzarro che capita a questa persona e di come viene interpretato questo fatto. Lei ha smontato anche un po' la sequenza, nel senso che rispetto alla mia storyline ha un po' rimescolato le carte. In qualche modo il soggetto è effettivamente il medesimo, la storia poi è diversa perché è diversa la forma letteraria. Lei è molto più poetica, molto profonda, mentre invece io ho raccontato, proprio con poche righe, quello che capita. Questa è la storia di un uomo che si sveglia con delle ali da insetto sulla schiena e si chiede il perché. C'è il dottore che propone di tagliargliele, o meglio lui ha il pensiero di tagliarsele. Nella mia storia che vedrete al pomeriggio, in realtà lui va dal dottore e il dottore gli dice se è una malattia non la conosco. Quindi semplicemente lo visita. La cosa che mi aveva molto inquietato invece è questa immagine di operazione chirurgica. Quindi lei, dottore, ha interpretato l'operazione. Quindi ha veramente molto stravolto il testo. Cioè è andata oltre, ma oltre in un modo non compatibile con la narrazione. C'era poi un personaggio, io avevo scritto un venditore, doveva essere un commerciante, un qualche cosa che è gentile, si propone di tagliargliele lui. Poi mi immaginavo una cosa un po' delicata, mentre invece lei ha disegnato il pescivendolo. E questo è veramente un po' splatter come immagine. E quindi la sequenza rimane, Giulia però scrive in un modo diverso, nel senso che è lui in prima persona che pensa di farsele rimuovere. Quindi ha scritto un testo che si infila perfettamente sotto le immagini. E poi qui c'è semplicemente una continuazione, un commento, dice farmele tagliare per soffrire di meno e scrive su un'immagine molto forte. Poi va da sua mamma che gli dice che nella mia storia dice che nessuno mai in famiglia ha avuto le ali. E poi insomma la storia prosegue. Tu dici non è un libro per bambini, ma come dico, per bambini ormai si fanno molte cose, anche molto, molto strane, anche molto inquietanti. Qui per esempio la tavola che ho forse capito meno, perché io avevo scritto il suo capo ufficio, gli dice che lo vede con le ali, gli dice che quello non è il modo di andare vestiti in ufficio.
e per qualche motivo è diventato l'ufficio è diventato un cantiere edile. Quindi in sostanza c'è una traccia di storia comune, però poi Giulia ha lavorato su questa per raccontare una storia che di fatto si basa sulle immagini. Non lo so, i bambini sono alla fine un po' come gli adulti, molto, molto vari. Una delle domande più imbarazzanti che mi fanno ai saloni è: per che età è questo libro? Oppure, che cos'hai per un bambino di 6 anni? E io non so mai cosa dire, non lo conosco, non so cosa gli piace. Lo so che ci sono dei livelli, diciamo, di difficoltà nella lettura, eccetera, eccetera, però conosco, vedo anche tanti bambini e in ogni singola classe che vedo, non so, c'è una classe di 20 bambini, sono 20 bambini diversi. C'è quello che legge, quello che no, quello che legge solo fumetti, quello che ha ancora difficoltà veramente a compitare, quello che legge qualsiasi cosa. Io mi ricordo, questo l'ho imparato effettivamente facendo servizio civile già all'epoca, perché in questa biblioteca era una specie di super biblioteca, non era aperta al pubblico, ma coordinava, supervisionava il lavoro di catalogazione delle biblioteche di un centro sistema, quindi era una biblioteca centro sistema. E poi svolgeva alcune attività del tipo inviare scatole di libri tematici nelle scuole della provincia, paesini piccolini dove non c'era niente di niente, biblioteche, librerie, nulla, e poi un servizio di bibliobus che so che esiste in tante regioni, in tante città, per cui era un furgoncino carico di libri. C'erano circa 40 scuole servite in 40 paesini diversi dell'entroterra genovese, perché all'epoca abitavo a Genova, e semplicemente ce ne facevamo, non mi ricordo, 2 o 3 al giorno durante l'autunno. I bambini venivano su, prendevano quello che volevano, scendevano. E 2 episodi buffi che posso raccontarvi. Uno, il bambino delle api. Mi ricordo questo bambino, sale, guarda tutti i libri sugli animali, eccetera, eccetera, e trova quello che voleva, le api. Per me le api o le tigri, che differenza fa? Ma proprio, ed era proprio contento, lo porta fuori come se avesse trovato il Graal, le api. E la maestra in effetti mi dice, lui ha proprio una passione che non puoi capire per le api. Dico, per me le passioni sono tutte passioni. Noi durante l'anno facevamo 3 giri. Il primo consegna, il secondo ritiro e prendevano un secondo giro di prestito, il terzo giro era solo ritiro e poi finiva l'anno scolastico. Quindi lo rivedo dopo diversi mesi, che consegna il suo libro sulle api, poi fruga, gira per il pulmino, e poi lo vedo che torna e mi dice, ce l'avete un altro libro sulle api? Cioè lui voleva solo le api e noi avevamo quello. E l'altro caso invece era una bambina, mi ricordo una bambina in quinta elementare che arriva con It di Stephen King. Già un mattone così. E al che lei sta per andarsene bella, bella tranquilla e la chiappo al volo, dico no, aspetta un secondo, questo non so. E la maestra, perché i bambini salivano molto liberi, poi il pulmino era piccolo, salivano 2 o 3 alla volta. E la maestra mi dice, no, è a posto, tranquilla, tranquillo, conosco i genitori, ci ho parlato, è una bambina che legge tantissimo ed è molto avanti rispetto ai suoi compagni, cioè per difficoltà di lettura e contenuti legge tantissimo, ha già letto Stephen King, i genitori lo sanno. Sì, nel senso, lei ne ha parlato, cioè sei un insegnante, chiaramente quando è ovvio che no, non so, quando la bambina ti chiede certe cose, ne parli un secondo, dico, no, sono informati, è una bambina molto seguita a casa, sono perfettamente consapevoli di quello che entra in casa, non fanno problemi. Se lei ha scelto It, può leggere It. Quindi non l'abbiamo firmato, è andata. Quindi non dico che il bambino delle api fosse nella stessa classe, era molto più piccolo, però senz'altro tra i compagni di quinta elementare c'era magari qualcuno che cercava il libro delle macchine, le benne, le scavatrici, no? Quindi nella stessa classe ci sono bambini diversi e nello stesso bambino ci sono bambini diversi, esattamente come, non so, come noi, per cui io dico sempre, noi idealizziamo un po' troppo la lettura,
La lettura a scuola pensiamo che debba sempre servire a qualche cosa, sempre insegnare qualche cosa, perlomeno a leggere, quindi deve essere sempre più difficile. In realtà i bambini lasciati libertà leggono cose molto diverse, esattamente come noi, che in una giornata leggi, non so, un po' di economia, un po' di gossip, leggi lo sport, leggi una rivista, leggi un articolo, leggi un po' di un libro, che ne so, di un saggio, leggi un po' di un libro un po' frivolo, cioè hai tante voglie di consumo diverse. Posso chiederti una cosa? Sì. Visto che tu l'hai detto più volte che scrivi immaginandoti già una storia realizzata in maniera quasi cinematografica, è mai stato tratto da una tua storia proprio un film o uno spettacolo teatrale per bambini o qualcosa? Allora, il film no, ci stiamo lavorando, nel senso che su Papà Pirata ho deciso di darmi un po' da fare, per cui mi piacerebbe... È partita, diciamo, la gente americana per far vedere il soggetto negli Stati Uniti, anche se là il libro non è uscito, non mi interessa, mi piacerebbe che diventasse effettivamente un film. Per adesso è un no, nel senso che ha parlato con una casa di produzione e, come succede abbastanza spesso, è andata là con un libro e loro ne hanno preso un altro, nel senso che hanno detto questo che cos'è, e quindi siamo andati con un libro per il cinema e finirà che un altro libro diventa una serie TV, forse. Poi non lo so, perché i tempi di queste cose sono molto lunghi, bisogna discutere, c'è tutta una parte contrattuale, eccetera, eccetera, un sacco di dettagli da affrontare. Però l'idea senz'altro ce l'avrei. Invece Il nemico, che è uscito in Italia solo quest'anno in italiano, ma è un libro del 2007 francese, si chiama L'ennemi, illustrato da Serge Bloch. Lì in Francia ci sono 6-7 spettacoli almeno di teatro che sono stati tratti. Papà Pirata è adesso uno spettacolo sempre francese, Moi j'attends è uno spettacolo francese. Di Moi j'attends c'è anche un'applicazione, per cui diciamo una storia interattiva che si può scaricare su iPad, e c'è sempre nella versione iPad, diciamo, una piccola animazione. Anche questa ve la faccio vedere oggi pomeriggio, perché come vi dicevo si pongono alcuni problemi di copyright. Ultimamente i francesi mi stanno facendo un po' di difficoltà da questo punto di vista, sanno che faccio le lezioni, le cose, tutto, però non vogliono che si proietti, insomma ci sono delle tutele, insomma, da rispettare, va bene così. E, Papà Pirata, credo che diventi uno spettacolo anche in Italia, perché adesso non mi ricordo più a che punto siamo, e Il nemico anche dovrebbe diventare uno spettacolo in Italia. Poi, ultimamente, fosse per me fare un film di tutti i libri, perché sto scrivendo delle cose sempre più lunghe, sempre più adulte, sempre più... Però, insomma, poi non è sempre fattibile. Altre domande? Invece per Chronicle Books ho visto, hai sì. Pubblicato qualcosa? Sì. Volete vedere? Allora, vi faccio vedere... Ah, come... Bah, ditemi voi come siete abituate. Cioè, io sono abituato a fare anche una tirata, però se invece preferite fare una pausa, acqua, caffè... Pausetta? 10 minuti, ok. Va bene. Pausa pipì.